Allora, io direi, buongiorno a tutti, no, ma do la parola al rettore dell'Università di Trento, che è l'ospite presso cui noi ci siamo oggi, e quindi per i suoi saluti che voglia dare, prego. Bene, buongiorno a tutti, bentrovati, il mio è un benvenuto e anche con soddisfazione e piacere vi saluto, piacere per l'evento che è organizzato qui dai colleghi, ma con una intensa rete di collaborazioni sul territorio. Ringrazio il Presidente Pascucci e gli altri ospiti, anche amici di antica data, quindi fa molto piacere, ma soprattutto persone che possono dare un po' un grosso contributo a un tema che mi sembra particolarmente interessante e di particolare attualità. Più in generale mi sentirei di dire che il tema del rapporto fra diritto penale o aspetti penali della nostra esistenza e aspetti più generali della società è un tema direi che sta permeando moltissimi aspetti, perché la dimensione penale sembra diventare rilevante anche in aspetti in cui magari tradizionalmente questo non ci sembrava così importante, e mi sembra che nel caso del rapporto fra ordinamento tributario e ordinamento penale, anche in questi giorni, mi sento di dire, si parla di questi temi molto importanti. Io credo che sia molto utile cercare di capire queste relazioni, perché forse viviamo in un momento, e qui lo dico non da studiosi, gli studiosi siedono al tavolo, io parlo da osservatore, da uomo della strada, ma viviamo un momento in cui la dimensione penale come strumento di repressione, che dovrebbe forse volerebbe forse essere di prevenzione, sembra diventare sempre più presente nel dibattito e quindi poi anche nella normativa. Forse un aspetto, e qui i penalisti secondo me ci possono ben aiutare, è interessante da osservare, sarebbe quello di riflettere anche sulla relazione tra efficacia in termini preventivi o anche di prevenzione o di ostacolo, ma anche di evidentemente di sanzione del penale rispetto alla efficacia effettiva di questi strumenti, perché forse nella ideologia o nella retorica, anzi più giustamente nella retorica che sembra essere così diffusa, c'è l'idea che se c'è una sanzione penale allora il mondo si mette automaticamente a posto, invece i tribunali sanno bene che non è così, e quindi c'è anche un rischio poi di sovraccaricare la dimensione penale di compiti che magari anche giusti ma gravosi, e quindi poi forse di appesantire il funzionamento del sistema. Quindi io credo che sia molto bello e molto importante e molto attuale parlarne in questo momento e farlo come sempre con la serietà degli studiosi e dei professionisti che vivono direttamente nella loro professione, che sia la professione di chi giudica o la professione di chi studia o la professione di chi applica, che vivono direttamente questi problemi quotidianamente, possiamo forse far emergere un po' di consapevolezza e magari cercare di aggiungere qualche cosa e possibilmente qualche cosa allo studio, alla pratica e speriamo anche al dibattito generale. Quindi io vi ringrazio molto, vedo che la partecipazione è numerosa, ringrazio molto i relatori che hanno accettato di costruire questo evento assieme ai colleghi, in particolare Andrea Giovanardi, che è qui al tavolo, e vi auguro buona giornata e sono sicuro che sarà per tutti molto proficuo e molto interessante. Quindi buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie. Allora, il loro saluto. Per il consiglio per gli avvocati di Trento, il avvocato Michele Russolo, che darà il suo saluto. Buongiorno a tutti. Porto i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e per delega anche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto, che ha contribuito all'organizzazione di questo evento insieme all'Università. Io non sono un penalista, quindi non ho molto da dire su questo campo. Quello che posso dire per come dire, introdurre questo evento particolarmente interessante è una riflessione da avvocato e da cittadino.
Il contribuente oggi in Italia si trova a dover far fronte a un sistema che non è in grado di gestire in autonomia, non ha eguali in Europa per complessità. Nel nord Europa lo Stato fornisce al contribuente la dichiarazione dei redditi, ci troviamo invece in Italia a dover, in una situazione nella quale è il contribuente che deve indicare allo Stato ciò che lo Stato gli ha erogato. È stato inserito recentemente l'obbligo di inserire nella nota integrativa bilancio, dare evidenza agli aiuti dello Stato. Credo che la politica dovrebbe perseguire una strada organica di riforma per cercare di migliorare il rapporto tra il fisco e il cittadino, che comporterebbe di conseguenza la prevenzione delle violazioni, il perseguimento di un fisco più equo, l'agevolazione dei controlli e quindi poi della repressione. Invece oggi c'è un disegno disorganico. Si varano ogni volta la pace fiscale, la rottamazione in vari stati e tutte misure che tendono a fare cassa ma che non perseguono l'idea di un disegno organico. Invece di intervenire su un modello si interviene sul come fare per rispettare una montagna di regole che sono poco chiare. Invece della semplificazione si tende a aumentare le pene, magari seguendo dando anche nomi alle riforme, nomi che facciano sensazione. In questi giorni è stato emanato il decreto manette agli evasori, sono state aumentate le pene, è stata ridotta la soglia di punibilità, è stata introdotta la confisca per sproporzione, quindi diciamo lo Stato persegue l'obbligo di aumentare le pene, ma non quello di dare effettività alle verifiche e ai controlli. E quindi, diciamo, la politica fiscale dovrebbe avere uno sguardo più organico, deve mirare alla semplificazione, all'effettività dei controlli e per questo poi alla certezza delle pene. Credo che un passo in avanti in questo senso potrà essere fatto solo con una politica fiscale comune. Vediamo oggi in questa occasione fare qualche riflessione sul tema del rapporto tra l'ordinamento tributario e quello penale. Io auguro a tutti una buona giornata di lavori e quindi buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Chiamato il dottor Pasquale Mazza invece per l'ordine dei conti. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente e buongiorno a tutti. Credo di averlo già detto all'inaugurazione dell'anno della giustizia tributaria, quindi mi scuso in particolare col Presidente Pascucci se mi ripeto, ma il beneficio di parlare per ultimi anche facendo i saluti è quello che non serve ripetere quello che hanno già detto quelli che ti hanno preceduto. Non c'è dubbio che i ragionamenti fatti adesso dal Presidente Russolo sono tutti ragionamenti condivisibili, quindi il percorso che bisognerebbe seguire di semplificazione, di razionalizzazione delle norme è sicuramente una cosa di cui avremmo estremo bisogno tutti. L'attualità del tema, non so se quando abbiamo il Presidente Pascucci col Professor Giovanardi hanno cominciato a pensare a questo convegno, che è cosa già di qualche bel mese fa, perché è un evento ormai che si ripete da qualche anno e l'organizzazione richiede anche di cominciare per tempo a lavorarci sopra. Avevano già in mente che saremmo caduti proprio a fagiolo con le norme appena richiamate dall'avvocato Lussolo, dal presidente dell'Ordine degli Avvocati. Quindi, a maggior ragione, direi che proprio il momento opportuno per parlare di rapporti tra ordinamento tributario e ordinamento penale. Quindi, grazie a tutti per il piacere, insomma, di condividere con l'Ordine degli Avvocati di Trento e di Rovereto l'organizzazione dell'evento, prestando anche qualche relatore. E auguri a tutti, buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Allora, mi ha comunicato che sarebbe stato presente, vedo che è presente il commissario del governo, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Se mi permettete, non più di 2 minuti, una specie di introduzione al convegno, una specie di introduzione, brevissima introduzione al convegno, in particolare al settore di cui io sono in qualche modo, come dire, chiamato a essere il coordinatore. E appunto questo convegno riguarda i rapporti tra ordinamento tributario e ordinamento penale, più precisamente il diritto penale tributario, che si caratterizza per la specialità della materia che ne costituisce l'oggetto. Ora, nell'evoluzione del diritto penale tributario si possono individuare 2 grandi fasi, una che va addirittura dall'Unità d'Italia fino agli anni 50, in cui l'illecito penale ricopriva una funzione assolutamente residuale, e poi nella seconda metà degli anni, alla fine degli anni 60, l'evoluzione del sistema penale tributario caratterizzata da un processo di rafforzamento. Si arriva così alla legge del 1982, 516, la cosiddetta manetta agli evasori, in cui venne incrementato il numero di illeciti penali puniti con pena detentiva. E fu importante anche perché venne eliminato la pregiudizialità tributaria, in base al quale l'azione penale doveva rimanere sospesa fino all'accertamento definitivo compiuto dall'amministrazione finanziaria. Si arriva così poi al decreto legislativo 74-2000, ispirato al principio di offensività. Quindi il disvalore dell'illecito penale si emancipa da quello del diritto dell'illecito amministrativo e si articola in poche fattispecie di natura delittuosa. Viene infatti introdotto il dolo di evasione. Tra il 2004 e il 2006 c'è un procedimento di rafforzamento dell'apparato repressivo tributario e in questi giorni si parla di un ulteriore inasprimento. Arrivato a questo punto mi pare utile di fare una piccola precisazione, e cioè che il diritto penale tributario si caratterizza per una natura autonoma e costitutiva rispetto al diritto tributario. Cioè, nel senso che la tutela penale non ha una funzione solamente sanzionatoria di istituti del diritto tributario, ma reprime, e no, quindi non reprime la violazione degli obblighi tributari altrove disciplinati. E il diritto penale tributario deve essere applicato in conformità ai principi di stretta legalità, tassatività e determinatezza. Dunque, rapporti fra 2 ordinamenti, che significa dapprima rapporto tra il sistema sanzionatorio amministrativo tributario e il sistema sanzionatorio penale, ma anche rapporto tra processo tributario e processo penale. Come si sa, il sistema sanzionatorio amministrativo tributario e quello penale sono ispirati al principio del doppio binario, alternativo e non cumulativo, di cui parlerà diffusamente il professor Giovanari. Questo principio, cioè del doppio binario, si ricava dalla legge dal 74-2000, in particolare l'articolo 19, che cosa stabilisce? Che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale, che normalmente è individuata in quella penale, visto che la specialità è data dalla soglia di punibilità e dal dolo di evasione. Questo regime di specialità che cosa comporta? Comporta, come dire, l'impossibilità del concorso dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo relativamente allo stesso fatto. Cioè, non si determina mai il ne bis in idem sostanziale. E sul piano procedurale, invece, che cosa succede? Succede che l'articolo 20 afferma che il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza di un procedimento penale. E poi c'è l'articolo 21 che dice l'ufficio comunque irroga le sanzioni, salvo, come dire, irroga le sanzioni, ma in attesa della soluzione del processo penale. E quindi il ne bis in idem sostanziale non impedisce che il soggetto possa subire 2 procedimenti, quello amministrativo e quello penale. A questo punto, quando però uno dei procedimenti giunge a una pronuncia definitiva, l'altro deve necessariamente arrestarsi, pena la violazione del ne bis in idem convenzionale, derivante cioè dall'articolo 4 del 7° protocollo della CEDU e dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, così come interpretati dalla CEDU e dalla Corte di Giustizia. E su questo parlerà diffusamente il dottor
Giuliani, quindi dall'altra parte del tema. Il principio poi della separazione dei due sistemi processuali, quello penale e quello tributario, non impedisce che i dati raccolti in uno non siano utilizzabili, circolino, si usa, anche nell'altro. Non impedisce, cioè, una circolazione delle informazioni tra i due sistemi processuali, senza che ciò che significhi però che nel processo ad quem siano trasportabili tout court i criteri, gli standard probatori del sistema processuale a quo. Se così fosse, si configurerebbe una sorta di pregiudiziale o tributaria o penale. Ma la pregiudiziale tributaria, come abbiamo detto, è stata eliminata dall'82 e l'articolo 654 del codice di procedura penale sull'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei processi civili e amministrativi non si applica ai giudizi tributari. Nell'ambito di tale circolarità delle prove, il professor Giovanardi parlerà quindi dei modi e dei limiti di utilizzabilità delle prove o informazioni penali nell'ambito del processo tributario. Il professor Busetto, da parte sua, parlerà della utilizzabilità delle prove tributarie nell'ambito del processo penale, potendosi, mi pare, o perlomeno mi assumo la responsabilità di quello che dico, già ora affermare che le presunzioni tributarie hanno un valore solamente indiziario e per assurgere a dignità di prova nell'ambito del processo penale debbono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova o in altre presunzioni, purché siano gravi, precisi e concordanti. Su un piano più dettagliato ci sarà poi la relazione del dottor Russo, che parlerà dell'incidenza del giudizio tributario sulle misure cautelari reali, in particolare sul sequestro preventivo, mi pare di aver capito. Se infatti le presunzioni tributarie, come abbiamo visto, non sono valide per fondare una sentenza, come dire, di condanna in sede penale, avendo il valore di meri indizi, il discorso si pone in termini diversi per le misure cautelari reali. Cioè le presunzioni tributarie hanno, mi pare che la Cassazione lo dica, un valore indiziario sufficiente a integrare il fumus del reato, di modo che è possibile mettere una misura cautelare, qual è il sequestro preventivo. Questo mi pare, diciamo, è il settore particolare di questo primo lavoro di questa mattina, e a questo punto, sperando di non aver rubato il tempo, do la parola al primo dei relatori, il professor Andrea Giovanardi. Siamo in anticipo. Siamo in anticipo. Cosa stranissima. Allora, beh, grazie Presidente per l'introduzione. Io ho contribuito all'organizzazione di questo evento e quindi mi sembra che la partecipazione così sia una dimostrazione già della buona riuscita. Adesso ovviamente spetta a noi. Ecco, non avevamo la palla di cristallo, quindi anche se in realtà queste recentissime modifiche impattano fino a un certo punto sui rapporti tra ordinamento penale e ordinamento tributario, però non c'è dubbio che sì, il convegno è particolarmente attuale, però Presidente Mazza, noi non lo sapevamo, vorrei partire dicendo questo. Allora, la mia relazione reca il seguente titolo: utilizzabilità delle prove penali nell'ambito del processo tributario rispetto del principio del doppio binario. Vorrei partire da qui a titolo, facendo una premessa. Sembrerebbe, se uno così prende il titolo alla lettera, che gli argomenti siano due. Cioè, da una parte la questione siano due, da una parte la classica questione della ammissibilità delle prove acquisite in sede penale nel processo tributario. Dall'altra, e intendo riferirmi alla metafora ferroviaria del doppio binario, abusata per la verità, al modello di raccordo tra il processo penale e il processo tributario che abbiano ad oggetto gli stessi fatti materiali fiscalmente rilevanti. A ben vedere però, e anche nell'introduzione del dottor Pascucci, in realtà questa prima si è parlato giustamente di doppio binario, poi di ammissibilità, quindi sembrerebbe che le questioni siano due. Ecco, a me in realtà pare che la questione sia una sola. Perché? Perché
la questione del doppio binario in realtà coincide o ha molti punti in contatto con quella della efficacia del giudicato penale nel processo tributario, ovviamente, e viceversa. E quindi si riconnette la prima e finisce per confluire in essa. Perché? Perché nel momento in cui discutiamo di prove, e parlo della sentenza penale, la sentenza penale non ci interessa tanto perché statuisca sull'esistenza o meno, sulla sussistenza o meno del reato, ma ci interessa in quanto ha accertato dei fatti e quei fatti sono in un giudicato e quindi come quei fatti rilevano, ci interessa per come quei fatti rilevino nell'altro processo. Quindi a ben vedere la questione è sempre la stessa e quindi la questione è la seguente, la domanda a cui cercherò sinteticamente di rispondere è questa: in che limiti e secondo quali regole i fatti accertati in un processo, quello penale, poi in realtà parlerò anche dei fatti accertati o comunque dei fatti che emergono in un procedimento, perché c'è anche tutto il mondo delle indagini preliminari e quindi degli elementi che mi arrivano dalle indagini preliminari, comunque i fatti accertati in un processo, in che limiti e secondo quali regole, possono essere accertati nell'altro processo, cioè quale, in che modo e secondo quali limiti, se ci sono, i fatti che accerto nel processo penale fanno stato, rilevano nel processo tributario. Quindi, dopo questa premessa che tenta di ricondurre a una questione sola, a quelle che sembrerebbero due questioni, mi sembra che si debba per forza partire dal modello di raccordo. E quindi, nella mia prima parte, brevissima, dirò sinteticamente qualcosa su quelle che sono state le scelte del legislatore, scelte a cui il dottor Pascucci ha già fatto riferimento. Perché? Perché siamo passati nel corso degli anni, ma non prendete paura, faccio un semplice cenno, siamo passati nel corso degli anni dalla pregiudiziale tributaria al doppio binario, quindi abbiamo assistito a un radicale cambio di prospettiva. L'articolo 21, se non sbaglio, comma 3 della legge 4 del 29, diceva, per la verità solamente per i reati in materia di tributi diretti, diceva che l'azione penale ha corso solo dopo l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta, dopo che l'accertamento dell'imposta e relativa sovraimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi che regolano la materia. La conseguenza è che questa impostazione evidenziava una particolare attenzione del legislatore per la salvaguardia dell'uniformità dei giudicati. Cioè, se noi ci chiediamo ma che senso aveva la pregiudiziale tributaria? La pregiudiziale tributaria era quella di evitare giudicati difformi e quindi fino a che l'entità dell'imposta non fosse stata definitivamente determinata in ambito processuale tributario, evidentemente non era possibile che il processo penale andasse avanti, c'era ovviamente una sospensione dei termini prescrizionali e il processo penale doveva fermarsi. Si passa ad altra impostazione fin dalla manetta agli evasori, fin dal decreto legge 429 dell'82, ma perché già prima, qualche mese prima, la Corte Costituzionale aveva ritenuto la pregiudiziale tributaria
non conforme agli articoli 24 e 3 della Costituzione. Inoltre, ovviamente, la pregiudiziale tributaria aveva quale evidente problema quello di influire negativamente sulla speditezza del processo penale. Oggi la situazione è completamente diversa, perché la situazione è quella del doppio binario, anche se poi occorre farsi una domanda appena dopo, e cioè occorre chiedersi se il doppio binario sia un doppio binario perfetto o meno, e che la situazione sia l'esatto contrario, lo si può desumere anche da una sentenza di Cassazione che giorno è oggi? Il 29, ecco, del 25 novembre 2019, numero 47, 8 e 37, quindi siamo proprio a pochissimi giorni, laddove si ribadisce qualcosa che è già nel sistema e che io trovo particolarmente giusto e corretto, e cioè che la determinazione dell'imposta evasa è rimessa al giudice penale, al quale, dice la Corte, spetta di compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con la determinazione eventualmente effettuata in sede amministrativa. E su questo, a parte che è una sentenza che ovviamente ripete e si inserisce in un orientamento più che consolidato, e su questo però è assolutamente corretto, basta pensare che l'articolo 1 del decreto legislativo 74 del 2000 individua, nella sua parte è la norma dedicata alle definizioni, definisce anche l'imposta evasa in ambito penale, che quindi è una nozione autonoma, configurando quindi una nozione autonoma rispetto al diritto tributario. Ma andiamo anche oltre in questa recentissima sentenza, e questo profilo mi lascia invece più mi lascia più in dubbio, perché in questa sentenza di Cassazione si espande, ce n'è anche una del 2018, ce ne sono anche altre di segno diverso, si espande questa possibilità di determinazione autonoma anche al momento cautelare, e cioè si dice: qualora il contribuente abbia chiuso con l'amministrazione le sue pendenze in fase conciliativa, quindi nel processo, e abbia pagato un'imposta che ovviamente è ridotta, perché è il frutto della rideterminazione in conciliazione con l'ufficio, ma questo non conta nulla secondo questa Corte di Cassazione, perché il profitto del reato su cui si fonda il sequestro, e il profitto del reato non può che coincidere con l'imposta evasa, può essere determinato autonomamente dal giudice penale, perché altrimenti risopravvive la pregiudiziale tributaria. Poi non voglio togliere spazio a chi si occuperà di questo, però tra parentesi, a me pare che il doppio binario debba lavorare nella logica della sentenza di merito e non c'entri nulla con il profilo cautelare, con la conseguenza che se l'imposta è pagata il profitto non c'è più, e quindi evidentemente non potrebbe esserci, ma questa evidentemente è una mia opinione, non potrebbe esserci un sequestro che rimane in piedi malgrado il pagamento dell'imposta avvenuta in sede tributaria. Oltretutto ci sono anche dei problemi di coordinamento con l'istituto del patteggiamento, ma non è questo il mio argomento. Era solo per dimostrare che siamo all'esatto contrario oggi. Perché? Perché il rischio o la paura che mi riemerga una pregiudiziale tributaria
induce anche la Suprema Corte a vedere pregiudiziali tributarie laddove pregiudiziali tributarie non ci sono, e cioè nel momento dei sequestri. Nel momento in cui ci troviamo ad avere a che fare con due processi che vanno avanti come appunto due treni, no? Che in modo autonomo l'uno dall'altro, e in questo senso appunto l'articolo 20 del decreto legislativo 74 del 2000, il quale dice che nessun processo può essere sospeso rispetto agli altri, beh, allora ci troviamo a dover andare ad esaminare qual è la norma che disciplina i rapporti tra il giudicato penale e quale efficacia esso abbia nel processo tributario. La norma è a tutti noto, ma lo dico anche qui in termini, in modi più possibili così abbreviati, la norma di riferimento è l'articolo 654 del codice di procedura penale. È pur vero che secondo anche i precedenti articoli 651 e seguenti, gli accertamenti dei fatti avvenuti in sede penale hanno valore di prova legale negli altri processi, ma è anche vero che il nostro processo è un processo particolare. L'articolo 654 ovviamente fa riferimento alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ed è efficace solamente nei confronti di chi si è intervenuto nel processo e quindi può essere efficace nei confronti dell'amministrazione che si sia costituita parte civile. Ma il punto decisivo per andare avanti col discorso e per ragionare di rapporti tra ordinamento è quella parte dell'articolo 654 che dice sì, è vero che la sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione fa stato, e ovviamente fa stato per i fatti che risultino in essa accertati nei procedimenti civili e amministrativi, sempre che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. E come a tutti noto, questo è proprio il nostro caso, perché l'articolo 7,4 del decreto legislativo 546-92 processo tributario mi pone un limite, e cioè è la norma che reca il principio del divieto della prova testimoniale. Inoltre, non può sfuggire che nel diritto tributario il giudice tributario può fondare la sua sentenza che di accoglimento delle ragioni dell'amministrazione, cioè la sentenza che respinge il ricorso, anche su prove che non hanno diritto di cittadinanza nel processo penale. Perché? Perché in determinate condizioni vivono e possono fondare l'accertamento dell'amministrazione e quindi poi la sentenza, le presunzioni cosiddette semplicissime, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, situazione questa evidentemente che non può sussistere, non può capitare nel processo penale, laddove l'articolo 192 appunto del codice di procedura penale richiede che necessariamente e simultaneamente sussista la gravità, la precisione, la concordanza della presunzione che viene posta a base della decisione. Quindi il principio del divieto di prova testimoniale, la possibilità che il giudice tributario possa decidere di condannare anche laddove il contribuente imputato dall'altra parte sia stato assolto, proprio perché ha la possibilità di utilizzare presunzioni semplicissime,
Quel che è certo, qual è la prima conseguenza a cui arriviamo de plano facilmente? La prima conseguenza è che non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario alla sentenza penale definitiva. Se quindi ci limitiamo all'articolo 20, i processi non si sospendono, vanno avanti l'uno con l'altro, e l'articolo 654 verrebbe da dire che, e questa potrebbe essere una prima conclusione che però io non poi dirò che non sta in piedi, verrebbe da dire che i due processi vivono di vita propria, che godono di habitat processuali del tutto distinti, perché autonomamente disciplinati, verrebbe anche da pensare che gli stessi si collochino in una posizione equiordinata, di parità. E quindi, da qui un inconveniente, secondo me è un inconveniente non da poco. È possibile veder vincere l'amministrazione finanziaria dal lato tributario ed essere assolti dal lato penale, ho già detto, in ragione della possibilità di fondare la sentenza di non accoglimento del ricorso su presunzioni non qualificate. Teoricamente, però qui è teoricamente, è possibile vincere dal lato tributario ed essere condannati sul piano penale, anche se, dicevo teoricamente, questa a me pare eventualità più che remota. Quindi, primo passaggio, sto parlando di un unico problema, quello della rilevanza dell'accertamento di fatti nel processo penale, nel processo tributario. Seconda questione, ma se noi guardiamo così di primo acchito le regole, il modello che disciplinano il modello di raccordo, beh, ci verrebbe quasi da pensare che ci troviamo di fronte a un modello di doppio binario perfetto. I processi vanno avanti per gli affari loro e quindi è possibile avere degli esiti differenti nei diversi sistemi processuali. Il fatto è però che non è così. Perché? Proprio perché le prove circolano e quindi in realtà non c'è un doppio binario perfetto. Cosa intendo io per doppio binario perfetto? Il doppio binario perfetto è quello che si caratterizza per l'impermeabilità dei processi, cioè ogni processo vive di vita propria e sostanzialmente non si coordina con gli altri. Non è così, proprio perché le prove circolano, ma non solo le prove, anche le sentenze, e quindi partirei dalle sentenze. Anche se c'è questo doppio binario, è assolutamente pacifico, per giurisprudenza consolidata, che il giudice tributario non potrà considerare, e parto dal giudicato, non potrà considerare la sentenza definitiva di condanna o di assoluzione penale, tanquam non esset. La Cassazione sul punto è assolutamente no, consolidata, di più, forse da 20 anni, e quindi quella sentenza deve essere considerata, ma in che modo e in che limiti? Beh, la Corte mi pare che dica, quella sentenza deve essere considerata, i fatti accertati in quella sentenza devono essere considerati come degli indizi. Indizi che il giudice tributario deve considerare insieme a tutti gli altri elementi che fanno parte del compendio probatorio che
deve esaminare, e quindi dovrà autonomamente valutarli in modo tale che poi potrà anche decidere diversamente, e ovviamente se deciderà diversamente rispetto ai fatti accertati nell'altro ambito processuale, dovrà darne congrua motivazione. Ecco, dico fin da subito che a me questa tesi non è che convinca molto, cioè mi sembra una elegante soluzione, forse assolutamente corretta dal punto di vista formale e teorico, però ho la sensazione che nel momento in cui andiamo a vedere la realtà degli istituti, cioè come gli istituti vivono, mi pare che questo tipo di ricostruzione presti il fianco a più di qualche critica. Innanzitutto, dire che la sentenza, e parto dalla sentenza, di sentenza definitiva penale debba essere considerata un indizio, ecco, io su questo ho più di un dubbio. Al limite questo accade per cosa? Accade per le sentenze di assoluzione. Ma per le sentenze di condanna è ben difficile che accada. Perché accade per le sentenze di assoluzione? Perché il giudice tributario dirà, sei stato assolto dal lato penale, ma adesso occorre vedere se nella mia materia io possa comunque respingerti il ricorso sulla base dell'utilizzo, sulla base del fatto che io posso dare diritto di cittadinanza a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Se ci troviamo di fronte a un accertamento induttivo, io potrei avere una sentenza di assoluzione da una parte, accertamento induttivo extracontabile, però sicuramente potrei avere una sentenza di, tra virgolette, di condanna dall'altra. Ma nel caso in cui invece il contribuente sia stato condannato nel processo penale, ci sono quantomeno delle situazioni che indurranno nella gran parte dei casi il giudice tributario a prendere atto di questa sentenza e non a considerarla come indizio da confrontare con il resto, ma in qualche modo a andare dietro alla sentenza. Il primo profilo che indurrà il giudice tributario a questo è il rango del giudice da cui proviene la sentenza, perché il giudice penale è il giudice penale, il giudice tributario, ovviamente con tutto il rispetto, è un giudice che non riesce ad acquisire quello status a tutt'oggi che meriterebbe, vista le cause, la rilevanza delle cause che deve affrontare, perché non è ancora un giudice professionale. E quindi quando il giudice tributario si vede arrivare una sentenza di condanna da un giudice penale, anche da un punto di vista strettamente psicologico, sarà ben difficile per quel giudice dire ma sì, questo è un indizio, adesso vado a confrontarla per quei fatti che sono accertati e quindi mi sottopongo questa sentenza chissà a quale tipo di valutazione. In secondo luogo, ovviamente nel procedimento e nel processo penale ci sono delle facoltà istruttorie che possono essere esercitate, il giudice ha dei poteri istruttori che non sono nemmeno lontanamente paragonabili, proprio per la presenza dell'articolo 7 in principale, dell'articolo 7,4, che il giudice tributario non ha, e quindi viene da dire ma se questo contribuente di cui adesso io devo decidere è stato condannato in un processo dove ci sono anche ben altre garanzie, quindi dove ci sono le garanzie del processo tributario e mezzi istruttori ben più incisivi, evidentemente
è ben difficile pensare che possa cavarsela in quest'altra parte dell'ordinamento. In terzo luogo, lo standard di prova richiesto, perché nel processo penale si viene condannati, come tutti sanno, anche oggi perché è previsto nel codice, l'articolo 533, se non sbaglio, si viene condannati quando la colpevolezza risulti oltre ogni ragionevole dubbio. Gli standard di prova richiesti nel processo civile piuttosto che, e quindi anche nel processo tributario, potrebbero essere quello del più probabile che no, o della preponderanza dell'evidenza o altre cose, ma non l'oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi mettiamoci il rango del giudice, mettiamoci la consapevolezza che ci sono garanzie e mezzi istruttori diversi, mettiamo lo standard di prova richiesto. Signori, è un dato di fatto, quando mi arriva una sentenza penale di condanna nel processo tributario, sentenza che si fonda su fatti che deve esaminare anche il giudice tributario, nella realtà, altro che indizio, nella realtà l'esito del processo è segnato. L'elemento penale non è un indizio da porre a raffronto nella concretezza con il resto del compendio, ma l'elemento penale è un fatto che va in qualche modo a mettere nel nulla tutto il resto del compendio probatorio, e il che rende del tutto azzardata quell'idea che poteva sembrare emergere da un esame dell'articolo 20, dall'articolo 654, quell'idea secondo il quale i due processi si pongono su un piano di parità. I due processi non si pongono su un piano di parità. Perché? Perché la persuasività della prova penale, adesso sto ancora parlando però di sentenza, allora è tale da influire in modo decisivo sugli esiti della sentenza tributaria. Ecco quindi che la ricostruzione della Corte di Cassazione a me pare una ricostruzione molto formalistica, mi verrebbe da dire anche un po' vuota, con tutto il rispetto, e non rispondente alla effettiva realtà dei rapporti tra i due diversi processi. Uno potrebbe dire, sì, però attenzione, mi stai parlando di una sentenza penale di condanna e quindi di una situazione a cui si è arrivati dopo un processo con tutta una, oltretutto definitiva, con tutta una di un giudicato, con tutta una serie di garanzie, e quindi quello che mi descrivi, anche se comunque la Corte è costretta a considerarla come indizio, beh, in fondo poco male. Posso anche essere d'accordo, però questo tipo di lettura del rapporto, cioè è un indizio da sottoporre all'autonoma valutazione, al confronto con il resto del compendio probatorio, è una ricostruzione che vale, secondo la Corte di Cassazione, anche per le prove o gli elementi di prova acquisiti in corso delle indagini preliminari, è e quindi per le prove orali, per le intercettazioni telefoniche, o ambientali, non vale solamente per la sentenza definitiva, perché se valesse solo per il giudicato, tutto sommato non ci sarebbe neanche un grandissimo problema, ma vale anche per tutta una serie di elementi che sono acquisiti nel processo o per la sentenza non definitiva. Cioè, di fronte a una sentenza non definitiva, il giudice tributario dovrà considerarla come indizio da sottoporre alla sua autonoma valutazione, eccetera, eccetera. E con riferimento agli elementi che emergono nel corso delle indagini preliminari
o che emergono in un processo che non è ancora giunto al termine, beh, qui abbiamo enormi problemi per il diritto di difesa del contribuente nel processo tributario. E li abbiamo con gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, perché qui abbiamo, come per le intercettazioni, un problema enorme di selezione, nel senso che non vanno a finire nel processo tributario tutta una serie di circostanze fattuali che sono state, sono il frutto delle indagini della polizia giudiziaria, senza che vi sia alcuna garanzia della completezza degli elementi che vanno a finire nel processo tributario. Cioè, se la polizia giudiziaria valorizza esclusivamente degli elementi a carico del contribuente e non valorizza gli elementi a discarico, ma cosa ne può sapere il giudice tributario e soprattutto cosa ne può sapere il contribuente e il difensore del contribuente se non ha accesso al fascicolo penale? Però quotidianamente succede questo, perché ovviamente dalla polizia giudiziaria farà un'indagine, c'è l'autorizzazione all'utilizzo e alla trasmissione dei dati ai fini fiscali e nel verbale mi andranno a finire esclusivamente, diciamoci la verità, quegli elementi che sono a carico del contribuente, non gli elementi che sono a discarico. Su questo vi segnalo la recente sentenza Glencore, 16 ottobre 2019, Corte di Giustizia, causa C189-2018, laddove cominciamo ad avere qualcosa, si comincia ad aprire un filone che in fondo nasce da questo problema. Anche in quel caso la prova riversata nel processo tributario nasceva da altri procedimenti amministrativi o anche penali. Cosa ha detto la Corte di Giustizia? Si trattava anche lì, si trattava di una frode. La Corte di Giustizia dice: nel procedimento è obbligatorio che tu dia accesso al contribuente, non nel processo, nel procedimento, prima ancora dell'atto accertativo, occorre che tu dia accesso al contribuente a tutti gli elementi che utilizzi, anche qualora essi risultino da altri processi tributari, e comunque non è in linea con l'ordinamento unionale, con il diritto unionale, l'eventuale norma che impedisca al giudice tributario di andare ad acquisire tutti gli elementi che vengono da altri procedimenti e altri processi. Questo problema non l'abbiamo, l'abbiamo comunque, anche perché vengono riversati nel processo tributario tutta una serie di circostanze, di fatti, di dichiarazioni, di intercettazioni che derivano da processi che non riguardano nemmeno il contribuente e magari riguardano soggetti che hanno avuto rapporti col contribuente, ma che sono terzi. Quindi come posso difendermi se non ho accesso ai dati utilizzati dall'amministrazione? Io ho avuto un caso, vado veramente a chiudere, io ho avuto un caso in cui tra decine e decine di elementi di prova che, visto ad uno erano facilmente smontabili, ma c'era una dichiarazione resa da un soggetto che aveva organizzato la frode, con cui il mio cliente non aveva mai avuto un rapporto e nemmeno si conoscevano, e questo ha detto: a quel che so io, il signor Rossi è uno che sapeva dell'esistenza della frode. Vi assicuro che nel processo tributario io ero molto più preoccupato di questa dichiarazione che di tutto il resto
delle decine di elementi che in realtà non ne stava in piedi uno, tanto che ho proceduto a un esposto in sede penale a fronte della dichiarazione assolutamente infondata di questo, depositandolo nel processo tributario. Però capite, non, in realtà questa è una dichiarazione rilasciata in un processo terzo, senza che il difensore del contribuente nel processo tributario abbia mai potuto avere accesso a quei dati. Chiudo con l'evidenziazione di altri due profili di criticità che secondo me sono particolarmente importanti. Beh, il primo è quello che riguarda le cosiddette prove orali. Anche qui la tesi che verrebbe da sposare leggendo l'articolo 7,4 è che nel momento in cui nel processo tributario è vietata la prova testimoniale, beh, evidentemente non dovrebbero entrare nel processo tributario dichiarazioni rese da terzi, questo sia nell'ambito penale ma ovviamente anche nell'ambito amministrativo. Il che, come voi sapete, non succede perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 18 del 2000 si è statuito, appunto, si utilizza sempre lo stesso meccanismo, si è statuito che quella prova può entrare, quella dichiarazione può entrare come indizio su cui il giudice potrà fondare il suo convincimento, però il solito discorso, guardate che il meccanismo è sempre lo stesso. Allora, la questione però è questa, se vogliamo ragionare sulle prove orali, e quindi dico qualcosa anche di più, ma perché la dichiarazione di terzo è un indizio? Cioè, nel momento in cui il terzo dice Giovanardi ha utilizzato delle fatture false, non so, Giovanardi veniva nell'azienda e si rendeva conto che era un appartamento e non c'era nulla, non c'era niente, non abbiamo mai avuto un'azienda. Nel momento in cui ci sono dichiarazioni di questo tipo, ma questo non è un indizio, questa è una prova perché il dichiarante, colui che ha dichiarato, riferisce un fatto. L'indizio è un fatto da cui desumo, secondo canoni di rilevante probabilità, un altro fatto. Ma la dichiarazione è una prova. Ecco. Sì, è una prova. Allora, sì, allora uno può dire, certo, certo, no, no, certo, certo. Ma potrebbe anche venire da un terzo, parliamo delle dichiarazioni in generale. Vero, allora uno può dire, sì, intendiamo riferirci alla nozione di indizio, quindi colgo, Presidente, la sua osservazione, così diamo anche più, allora, più vita. Allora, uno può dire, sì, ma in realtà quando la Corte Costituzionale o la Corte di Cassazione parlano di indizio, intendono riferirsi a un elemento che potrebbe stare alla base della decisione, che ha un carattere, come posso dire, che convince meno, un elemento di prova su cui non si può fondare, come dice la Corte Costituzionale, su cui non si può fondare esclusivamente la decisione. Però a me pare che qui si vadano a confondere due piani, perché un piano è quello dell'ammissibilità della prova, l'altro piano è quello dell'efficacia della prova. Quindi è come dire, questa prova di cui ho il dubbio sull'ammissibilità, perché c'è un 7,4 e quindi dovrei ragionare sull'ammissibilità, allora, visto che ho il dubbio sull'ammissibilità, la considero una prova meno efficace. Ma è come dire, cito qui Bruno Cavallone, è come dire, ma ci troviamo di fronte a una banconota dove c'è scritto 100. E siccome abbiamo dei dubbi sulla genuinità di questa banconota, diciamo che vale 50. Ecco, a me sembra che questo sia un serio problema. Oltretutto, qual è il serio problema? Che di fronte alla dichiarazione di terza, sta benedetta norma sul divieto di prova testimoniale, che sinceramente mi sembra che abbia fatto il suo tempo,
impedisce al giudice di chiamare altri testi e quindi impedisce, secondo me, un serio esercizio del diritto di difesa. Due parole sulle intercettazioni. Sulle intercettazioni ancora di più c'è questo problema. C'è un problema di selezione, perché non nel processo tributario vengono ovviamente riversate solamente le intercettazioni e non tutte che dimostrano qualcosa a favore dell'amministrazione e non tutto il compendio delle intercettazioni. Non c'è nessuna dimostrazione dell'acquisizione legittima di queste intercettazioni, non vengono depositate le autorizzazioni, non sappiamo se sono i brogliacci o se sono le dichiarazioni che vanno nel dibattimento e quindi con la perizia, cioè vengono riversate nel processo solamente le intercettazioni che servono all'amministrazione. E di fronte a questo il difensore tributario non ha la possibilità di accedere a tutte le intercettazioni, non ha la possibilità di ascoltarle, lo dico così a caso, non ha la possibilità di chiedere il deposito di tutto, di tutte le intercettazioni, non ha questa possibilità ce l'ha, però insomma, voglio dire, si trova in una situazione in cui anche qui il diritto alla difesa, secondo me, è messo, e lo dico anche con un eufemismo, a serio rischio. Chiudo così. Il processo tributario è un processo vero. È un processo in cui si discute, è vero, di soldi e quindi non di qualcosa di così importante come la libertà personale, a parte che, consentitemi, ma la libertà personale è spesso collegata alla presenza di soldi nel portafoglio, perché homo sine pecunia, dicevano i latini, imago mortis est. Però detto questo, il processo tributario è un processo vero, è un processo che non deve essere considerato come qualcosa di diverso dagli altri e quindi è un processo in cui il diritto della difesa deve essere garantito pienamente. I rapporti tra ordinamento tributario, ordinamento penale, ordinamento processuale tributario, processuale penale, mi pare dimostrino, e quindi tutto il problema della circolazione delle prove dal penale al tributario, dimostrano che in realtà siamo ben lontani da questo risultato. Vi ringrazio. Grazie. Insomma, il professor Gerardi ha parlato della criticità del rapporto, insomma, delle prove nel processo penale che vengono trasportate nel processo tributario. Insomma, questo è il punto, come dire, delicato, in ragione anche della particolarità del processo tributario, che non è un processo, come dire, completo come quello civile, con audizione di tutte le persone, è un processo in qualche modo, come dire, accorciato, sintetizzato dalla presentazione dei documenti. E da dire che quanto alle dichiarazioni, però, poi la Corte di Cassazione ha allargato questa capacità di essere indizio anche alla dichiarazione a favore del contribuente, quindi anche il contribuente, come dire, può presentare dichiarazioni, e io penso che anche come prova del processo penale possono essere portate nel processo tributario anche le investigazioni difensive, per esempio, e quindi anche da questo punto di vista, insomma, un po' per equilibrare. Certo, si potrebbe, qualche rimedio sarebbe, secondo me, anche l'estensione dei poteri dell'articolo 7, sia al giudice tributario fossero dati poteri estensivi nella raccolta delle prove, come nel processo, come dire, amministrativo, e allora probabilmente si, come dire, d'altro canto l'alternativa è questa: o c'è una pregiudiziale, o noi eliminiamo la pregiudiziale, il 654 si estenda anche al processo tributario, e allora possiamo dire che in questo caso lo trasportiamo, perché c'è stato già un processo penale, ma se noi, come dire, diciamo che i due processi sono autonomi, temo che queste complicazioni, come dire, ci saranno sempre, sarà difficile, come dire, evitare del tutto, come dire, il problema è
anche una professionalità del giudice tributario nella valutazione delle prove, su questo forse anche su questo, e l'autonomia rispetto anche allo stesso processo penale, un forte senso di autonomia nella valutazione delle prove. Ci ho detto, ma non voglio togliere spazio alla discussione più qualificata di quanto possa essere quella mia, e do la parola al professore Marcello Luigi Busetto, che ci parlerà appunto in senso inverso speculare delle prove tributarie, il valore delle prove del processo tributario nell'ambito del processo penale. Grazie Presidente, e intanto ringrazio molto sentitamente il collega Giovanardi per avermi invitato a tenere questa relazione su un tema di grande rilievo, in effetti, perché come il professor Giovanardi ha evidenziato appena adesso, parlando del flusso, diciamo così, in direzione opposta, il tema della circolazione della prova dalla sede tributaria a quella penale è un po' una cartina di tornasole del modo in cui si concepisce, no, il sistema del doppio binario. Perché, come è già stato ricordato, l'abolizione della pregiudiziale tributaria, che portò appunto al sistema di accertamenti paralleli, no, per il quale fu coniata questa metafora ferroviaria, diciamo così, nacque da un duplice, no, intento. Da un lato c'era quello dell'efficienza, no, un processo penale che finalmente potesse partire subito, no, senza attendere l'accertamento definitivo dell'imposta evasa in sede tributaria, manette agli evasori, nacque da lì la, diciamo, questo motto che ci tiriamo ancora dietro, Però c'era anche un obiettivo garantista, È stato anche questo, è stato ricordato, cioè eliminare quegli effetti vincolanti, no, del giudicato o dell'accertamento compiuto in sede tributaria, che la Corte Costituzionale aveva giustamente ritenuto lesivi del diritto di difesa dell'imputato in sede penale, perché venivano da pronunce come quelle tributarie basate su regole di giudizio totalmente estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza. Queste furono le parole della Corte Costituzionale nel lontano 1991. Ebbene, quest'anima garantista, diciamo così, del doppio binario avrebbe dovuto svilupparsi ulteriormente con la riforma del codice dell'88, perché il codice dell'88 poneva le basi non solo ideologiche ma anche giuridiche per quello che avrebbe dovuto essere un salto ulteriore, non solo un accertamento non vincolante ma un accertamento basato su prove a loro volta non trasferibili in sede penale, almeno con riguardo alla fase del dibattimento, perché formate con un metodo troppo lontano da quello che si pretendeva per il dibattimento penale, cioè l'oralità, l'immediatezza e il contraddittorio nella formazione della prova. Insomma, non solo un doppio binario semplice, ma un doppio binario perfetto in qualche modo, come diceva prima il professor Giornale, un doppio binario a compartimenti stagni, diciamo così, per far sì che il giudizio sulla responsabilità penale, dove effettivamente è in gioco la libertà personale, dipenda in ogni suo elemento proprio e solo da prove formate e valutate secondo le regole del processo penale. Ecco, le cose non sono andate così, perché le norme che limitano il passaggio di prove dalla sede tributaria a quella penale, sono state progressivamente erose dall'elaborazione giurisprudenziale, tanto che oggi quasi ci dimentichiamo che esse esistano. E così affacciarsi oggi sul tema che mi è stato assegnato significa prendere atto in qualche modo di un'evoluzione mancata, insomma, al posto di un doppio binario a compartimenti tendenzialmente stagni, come dovrebbe essere, come avrebbe dovuto essere, come dovrebbe essere, interpretando correttamente le norme del codice, ci ritroviamo un doppio, diciamo così, il diritto vivente ci consegna un doppio binario a vasi largamente comunicanti. Un doppio binario, potremmo dire, riprendendo una bella metafora di Cordero, un doppio binario bulimico, diciamo così, in cui in nome di esigenze di efficace e rapido accertamento si fagocitano mezzi di prova, diciamo così, di dubbia compatibilità con i principi che dovrebbero guidare il procedimento probatorio penale.
Ecco, nel tempo che mi è assegnato cercherò di cogliere questa progressiva erosione, diciamo così, e il livello a cui essa è giunta, con tre rapidi e necessariamente selettivi, molto resterà fuori, colpi d'occhio dedicati a quelli che sono un po' i tre sottotemi classici di dell'argomento che mi è stato assegnato, e cioè quello del processo verbale di constatazione e del suo uso probatorio in sede penale, quello dell'uso probatorio della sentenza pronunciata dal giudice tributario e quello delle presunzioni tributarie, al quale farò un cenno conclusivo. Verbale di constatazione. Qui, a proposito del suo utilizzo in ambito penale, dobbiamo registrare una giurisprudenza del tutto consolidata, molto molto permissiva, e qui si può prendere come punto di riferimento una massima reiterata della Corte di Cassazione, che è stata ribadita anche di recente nel 2018, nella quale si legge che il processo verbale di constatazione dell'illecito tributario, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale. Poi si prosegue e si precisa che tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'articolo 220 delle disposizioni di attuazione, perché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria. Quindi si afferma che il processo verbale di constatazione è un documento, una prova documentale, una prova extra costituita, e perciò è acquisibile, utilizzabile nel processo penale e anche nel dibattimento senza alcun limite secondo l'articolo 234 del codice. E poi si distingue, usando come spartiacque il noto criterio dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione codice di procedura penale, e si dice: la parte del verbale che descrive attività anteriore alla notizia di reato, diciamo così, agli indizi di reato, è prova documentale utilizzabile senza limiti di sorta. La parte redatta invece successivamente alla notizia di reato è pur sempre prova documentale, ma è utilizzabile solo se l'attività descritta è stata compiuta nel rispetto delle regole che il codice detta per l'attività di polizia giudiziaria, in base appunto alla regola dell'articolo 220. Ecco, su quest'ultima affermazione, cioè quella relativa alla parte del verbale di constatazione compilata dopo la notizia di reato, tornerò fra poco. Prima voglio sottolineare il peso, la portata della conclusione relativa alle attività compiute prima degli indizi di reato, cioè le attività istruttorie propriamente amministrative. Ecco, altro che compartimenti stagni. Come tutti sappiamo, il processo verbale di constatazione documenta una complessa e multiforme attività inquirente, non soltanto accessi, ispezioni, ma anche esame della contabilità, verifiche, valutazioni, dichiarazioni. Un'attività che ovviamente, non solo è ovviamente svincolata dalle regole che valgono nel dibattimento penale, ma anche da quelle pur minime garanzie difensive che valgono nelle indagini preliminari di polizia giudiziaria. Ecco, questa attività, questi accertamenti veicolati dal processo verbale di constatazione acquisito come documento, entrano tutti in blocco nel procedimento penale, sia nella fase preliminare sia nel dibattimento, con buona pace dell'oralità e del contraddittorio. Ecco, ora non voglio dilungarmi nella critica, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale così consolidato che veramente ben difficilmente potremo pensare a qualche ripensamento, e quindi risulterebbe anche un po' stucchevole, però due rilievi. Il primo, sicuramente a questo riguardo il legislatore dell'88 ha le sue colpe, Il problema del regime d'uso degli atti delle inchieste amministrative, che è un problema che non riguarda soltanto l'ambito tributario, ma una serie di altri ambiti, non era certo un problema nuovo, erano state sentenze anche della Corte Costituzionale, perciò sarebbe stato lecito attendersi da parte del legislatore dell'88 disposizioni più precise, più esplicite. E però qui vengo
al secondo rilievo, pur dovendosi dare atto di una certa ritrosia, diciamo così, del legislatore dell'88, gli strumenti dell'interpretazione avrebbero potuto e dovuto supplire. Lo dimostra il fatto che tanto è consolidata questa conclusione giurisprudenziale quanto sono uniformi i dissensi che si trovano in letteratura, negli studi dedicati a questo argomento. Ripeto, non voglio scendere nel dettaglio, nelle varie posizioni e nei vari argomenti, né voglio spezzare una lancia in favore del pur robusto filone che nega radicalmente che i verbali delle inchieste amministrative possano essere considerati prove documentali, prove extra costituite, visto che sono inchieste, no, condotte da pubbliche autorità finalizzate anche alla scoperta di eventuali reati, le inchieste a finalità doppia le chiamava Massimo Nobili. Ecco, un filone robusto che conclude che in assenza di un'apposita norma che consente il travaso deve essere considerato totalmente escluso. L'articolo 238, che disciplina il trasbordo di prove da altri procedimenti, si riferisce soltanto ai procedimenti giudiziari e quindi, essendo norma eccezionale, non può essere estesa analogicamente, quindi nessun uso. Ecco, non voglio insistere su questa impostazione, anche se forse avrete capito, diciamo così, dove, però ecco, almeno va ricordato però che nella, diciamo, più recente studio monografico dedicato all'argomento, questa è l'impostazione. Mi riferisco al lavoro di Manfredi Buontempelli, no? L'accertamento amministrativo nel processo penale 2008, no? Peraltro sull'onda di contributi anche precedenti, Claudia Cesari, lo stesso Massimo Nobili in qualche modo. Ecco, però, ripeto, non voglio insistere su questa impostazione, perciò mi limito a dire che anche chi concorda nel qualificare gli accertamenti amministrativi compiuti prima della notizia di reato come prove documentali, però afferma che ciò non implica una loro illimitata utilizzabilità, perché il principio di oralità che governa la formazione dibattimentale della prova offre le chiavi per un'interpretazione restrittiva e così i documenti amministrativi, anche da parte di chi li considera tali, ossia propriamente prove documentali, vengono ritenuti acquisibili e utilizzabili in fase preliminare, perché lì il principio d'oralità non opera ovviamente, ma non nel dibattimento. Qui essi vengono ritenuti acquisibili, sintetizzo, diciamo così, le varie posizioni, solo se fallisce il tentativo di assumere il corrispondente atto probatorio tipico nell'udienza dibattimentale. È veramente una posizione questa molto diffusa, sia sul piano, diciamo così, della categoria generale del documento, sia anche per quello che riguarda i documenti amministrativi per chi li considera tali, e che porta poi a conclusioni significative proprio con riguardo al processo verbale di constatazione. Ad esempio Oliviero Mazza, in un bel lavoro dedicato appunto a questo tema, conclude che occorrerebbe dunque riassumere nel dibattimento le informazioni contenute nel verbale attraverso gli appositi mezzi di prova, che ci sono, dunque l'esame diretto delle scritture contabili o degli altri documenti sequestrati o acquisiti in copia, eventualmente nominando un consulente tecnico o un perito, no? La testimonianza del verbalizzante, dell'operatore sui contenuti descrittivi dell'attività svolta, la testimonianza di terzi, se si tratta di dichiarazioni di terzi. Ecco, tutto questo è solo se e nella misura in cui sia fallito questo tentativo, si potrebbe acquisire il documento amministrativo, il verbale di constatazione, no? Che assumerebbe così una funzione soltanto surrogatoria, così ci si esprime, no? Rispetto ai corrispondenti mezzi di prova. Ecco, non voglio entrare nel dettaglio, ecco, delle specificazioni ulteriori che vengono fatte, ma ecco, il punto che voglio sottolineare è che, pur restando nell'ambito, diciamo, dell'inquadramento come prova documentale, vengono comunque individuati dei limiti, viene ristabilito
un rapporto di priorità, prima l'oralità e poi la scrittura, solo, ecco, quest'ultima solo come extrema ratio. Rapporto di priorità che la giurisprudenza, insensibile anche a queste posizioni più moderate, ribalta, prima la scrittura e poi semmai l'oralità, che diventa così ancora più fiacca e sbiadita, ecco, rispetto a quanto già non rischierebbe di essere in ragione delle innegabili particolarità della materia. Vengo ora a qualche considerazione sulla parte del verbale redatta dopo l'emissione degli indizi di reato. Qui veramente la qualifica come prova documentale non convince. Eppure così ragiona la giurisprudenza, secondo l'indirizzo che ha preso piede, che si desume dalla massima da cui sono partito, perché si dice che in questa parte, cioè quella compilata successivamente alla notizia di reato, in questa parte il verbale di constatazione è inutilizzabile se fa riferimento ad attività compiute senza il rispetto delle regole che il codice detta per l'attività di PG, no? E questo è pacifico, no? È sacrosanto, anche se vi sarebbero altri problemi da esaminare, ma ora non ho il tempo di farlo. Però si dice che se invece l'attività è stata compiuta nel rispetto delle regole dettate dal codice di procedura penale per l'attività di polizia, il verbale che ne recepisce i contenuti va considerato anche in questa parte come prova documentale e quindi può essere acquisito e utilizzato anche in questa parte nel dibattimento. E questo mi pare davvero opinabile, perché qui ovviamente non siamo davanti a una prova extra costituita, siamo davanti a un atto del procedimento, a una, alla documentazione di quelli che sono già, che vanno considerati già atti del procedimento penale, visto che si collocano dopo la notizia di reato. Quindi qui la categoria della prova documentale non c'entra, il processo verbale di constatazione in questa parte è un atto di polizia giudiziaria e dunque, come dire, sarà ammissibile e utilizzabile nel processo penale nella misura in cui lo sono gli atti di polizia, quand'anche compiuti legittimamente. Nella fase preliminare sì, nel dibattimento no, a meno che non, come dire, si rientri in uno dei casi eccezionali e tassativi delle letture consentite. Invece la giurisprudenza non ragiona così e dunque tende a salvare anche questa parte del verbale di constatazione, eccezion fatta appunto per gli atti illegittimi. Per verità occorre dare atto di un altro indirizzo, un indirizzo che è più corretto nelle premesse, che però poi spesso sfuma in direzioni ambigue e largheggianti nelle conclusioni. Mi riferisco al filone che qualifica correttamente il verbale di constatazione nella parte, diciamo, successiva alla notizia di reato come atto di polizia giudiziaria, però poi lo considera, almeno in una sua parte, atto intrinsecamente irripetibile, no? E quindi ne consente comunque la lettura, almeno in parte, in fase dibattimentale e anzi ne consente l'inserimento immediato nel fascicolo d'udienza secondo la disciplina dell'articolo 431 del codice. Ecco, ora non posso fermarmi molto su queste posizioni, sia perché si tratta di un indirizzo minoritario, rimasto minoritario, perché la posizione più diffusa è quella che refluisce nell'indistinta e onnicomprensiva categoria della prova documentale. D'altra parte, la definizione del concetto di atto irripetibile è fra le più problematiche e discusse, Però un rilievo lo voglio fare. Ecco, mi pare che la giurisprudenza che si è collocata in questo filone accolga una nozione particolarmente ampia di questo concetto degli atti intrinsecamente irripetibili. E qui non mi riferisco tanto alla sentenza che da tutti viene citata, cioè la sentenza Greco delle Sezioni Unite del 2006, che in realtà si occupa della relazione di servizio della polizia giudiziaria e contiene soltanto un fugace obiter dictum relativo al verbale di constatazione, ma mi riferisco soprattutto a una sentenza successiva, che è forse l'unica che ha seguito questo approccio dopo le Sezioni Unite, sentenza a Portone del 2011, in cui si legge che sono atti irripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani
dotati di qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione. Ampia però non è soltanto la definizione, perché nel caso di specie il verbale di constatazione è stato ritenuto irripetibile nella parte in cui descriveva la consistenza aziendale, sto citando, dei soggetti formalmente in rapporti con le società amministrate da cui era stata tratta la prova dell'inesistenza, ecco, delle operazioni fatturate. Insomma, mi pare un'accezione un po' ampia dell'irripetibilità intrinseca, perché un conto è se si dice che il verbale di constatazione può essere usato come prova della situazione di fatto contabile e documentale che viene scoperta, diciamo così, all'atto dell'accesso o della verifica, e anche in questa parte non è pacifico che si tratti di atto irripetibile, perché molti dicono che dovrebbe prevalere l'esame orale del verbalizzante. Ecco, però un conto è se si dice questo, altro è se si dice, come mi pare dica la sentenza che ho richiamato, che il verbale di constatazione può veicolare e far entrare in dibattimento anche accertamenti più approfonditi, la valutazione della consistenza aziendale, dunque un giudizio tecnico, no? Una valutazione, appunto. E tutto questo ovviamente non è irripetibile, così come non lo è ogni altro accertamento di carattere tecnico contabile, sia sul piano della determinazione dell'imponibile, sia dell'imposta evasa, perché a questo riguardo ovviamente esistono gli appositi mezzi di prova tecnico-peritali ai quali dunque si dovrebbe fare ricorso nel dibattimento o, se del caso, con le garanzie anticipate dell'incidente probatorio. Eppure è probabilmente questo il risultato più appetibile, insomma l'obiettivo che nel complesso mi pare stia al fondo di tutti gli indirizzi largheggianti, e cioè non privarsi di un apporto che è anche tecnico-contabile e che può rappresentare una comoda scorciatoia per evitare acquisizioni dibattimentali più dispendiose e impegnative. Insomma, la sensazione è che ciò a cui si punta e ciò che alla fine si ottiene, vuoi per la strada della prova documentale o vuoi per via del grimaldello degli atti irripetibili, è il risultato in qualche modo di appaltare alla sede amministrativa l'accertamento dell'illecito tributario, ovviamente per i profili comuni a quello penale, per poi sfruttarlo, diciamo così, come base di partenza nell'istruzione dibattimentale, sia pure ovviamente senza effetti vincolanti. Un doppio binario bulimico, dicevo. Ecco, un altro ambito in cui questa tendenza mi pare emergere in modo emblematico è quello dell'uso della sentenza emessa a conclusione del processo tributario come prova dei fatti accertati nella diversa sede, ad esempio il reddito imponibile, l'imposta evasa, eccetera. Ecco, anche qui c'è una linea molto uniforme che esclude nettamente effetti vincolanti, non c'è efficacia di giudicato, ma al tempo stesso concordemente ammette che il giudice penale possa comunque tenere conto e utilizzare come prova la sentenza extrapenale quando essa sia divenuta definitiva. Anche questo è un indirizzo molto consolidato, che si basa sull'articolo 238 bis del codice di procedura penale, e cioè la norma che consente che le sentenze irrevocabili possano essere impiegate, no, come prova dei fatti accertati. E si dice, ecco, poiché la norma si riferisce tout court, no, alle sentenze divenute irrevocabili, ciò significa che essa riguarda anche le sentenze non penali e quindi anche quelle dei giudici tributari. Per parte sua, no, il riferimento all'articolo, il richiamo operato all'articolo 192, comma terzo, cioè la necessità di riscontri, no, viene appunto collegato all'assenza di effetti vincolanti e all'esigenza, alla necessità di un'attenta rivalutazione in sede penale, no, dei fatti accertati nella sentenza tributaria. Ecco, quel che va però sottolineato è un aspetto che a me pare notevole, e cioè che a proposito dell'articolo 238 bis in realtà c'è una vera e propria spaccatura all'interno della giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché da un lato ci sono le sentenze relative alla materia tributaria che danno quasi per scontata l'applicabilità del 238 bis, nel senso che giungono a questa conclusione senza alcun particolare argomento se non quello basato sul dato testuale, si parla di sentenze divenute irrevocabili e non si distingue. Però c'è invece una
altrettanto, diciamo, robusto filone che esclude che l'articolo 238 bis si possa applicare alle sentenze dei giudici civili o dei giudici amministrativi, no? Ed è una linea che ha dalla sua ottimi argomenti che vengono, come dire, enumerati dalle varie decisioni che concludono in questo senso. Vabbè, a parte quello teleologico, il 238 bis nacque con la mente rivolta ai procedimenti penali, ai, in particolare ai procedimenti di criminalità organizzata, si era nel 1992, ma anche dal punto di vista testuale è vero che il 238 bis fa riferimento alle sentenze divenute irrevocabili, ma il termine irrevocabilità a me pare improprio con riferimento alle sentenze non penali. D'altra parte l'articolo 238 nel disciplinare il trasbordo di prove, no? Dei verbali di prova, considera anche i processi non penali sottoponendoli a un'apposita disciplina, cosicché il fatto che il 238 bis non li menzioni depone nel senso dell'inapplicabilità. Ma poi c'è l'aspetto sistematico, che forse è quello più rilevante. Le varie pronunce che si collocano in questo filone sottolineano infatti le, qui cito, evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali, che rischierebbero di essere aggirate, indebolite, no? Attraverso l'acquisizione della sentenza civile pur in assenza di effetti vincolanti. Inoltre le sentenze tributarie possono anche basarsi su mezzi di prova sicuramente non utilizzabili nell'ambito del processo penale, no? Per esempio le attività condotte nell'inchiesta amministrativa dopo l'emergere della notizia di reato senza il rispetto delle regole che valgono per gli atti di polizia. Allora, se noi diciamo che la sentenza è utilizzabile come prova, finiamo per aggirare il divieto di utilizzare le prove che possono essere state poste a base della sentenza. E quindi io credo che in realtà le norme non consentirebbero di concludere che la sentenza tributaria possa essere considerata utilizzabile nel processo penale come prova dei fatti accertati. Eppure non stupisce che questo divieto sia totalmente ignorato dalla prassi, che quasi non lo vede, ecco. Perché in effetti io credo qui siamo davanti al classico effetto a catena, diciamo così, no? Una volta che si ammette, come fa la giurisprudenza, che il verbale di constatazione sia sostanzialmente utilizzabile senza limiti nel dibattimento come prova degli elementi comuni alle due fattispecie, si fa poi fatica a giustificare la conclusione secondo cui non lo sarebbe la sentenza, no? La sentenza delle commissioni tributarie, nella quale l'accertamento è frutto di un più rigoroso, no, controllo giurisdizionale e anche di un più compiuto percorso istruttorio. Un ultimo rapido accenno al tema, ecco, delle presunzioni tributarie, che è già stato toccato. Ecco, in questo contesto un accertamento che viene sostanzialmente ritenuto utilizzabile, ecco, sia pure diciamo senza vincoli, si colloca un filone della giurisprudenza di Cassazione, al quale ha già fatto riferimento il Presidente Pascucci, in base al quale si dice che le presunzioni tributarie, spesso mutuate dal verbale di constatazione o dagli accertamenti amministrativi o giurisdizionali dell'imposta, sono a loro volta utilizzabili nel processo penale, purché siano supportate da ulteriori riscontri, no? In omaggio alla regola del 192, comma secondo, secondo cui appunto, no, l'esistenza di un fatto non può essere desunto da indizi se non sono gravi e precisi e concordanti. Insomma, le presunzioni tributarie vengono ricondotte al concetto di indizio, no, dell'articolo 192, comma secondo, cioè di prova critica, prova logica, prova indiretta, no? Perciò le si ritiene utilizzabili nel processo penale e li si assoggetta alla particolare regola di valutazione, no, che la norma stessa pone, e si dice esse da sole, no? Le presunzioni tributarie da sole non bastano, sono insufficienti per la prova del fatto controverso, ma se sono confortati da ulteriori riscontri, no, acquisiti in sede penale, possono concorrere a sorreggere la decisione di condanna, ad esempio con riguardo, non so, al superamento delle soglie di punibilità.
Ecco, per esempio, applicando questo principio, la Cassazione ha spesso affermato che, ad esempio, è legittimo mutuare in sede penale l'accertamento induttivo, no? Operato a fronte di una sede tributaria, a fronte di un'irregolare tenuta della contabilità, purché appunto ci sia qualche elemento ulteriore di conferma rispetto al calcolo presuntivo effettuato in sede tributaria, no? Ecco, sono indirizzi criticabili o quantomeno ambigui, perché le presunzioni tributarie, come ha ricordato prima il professor Giovanardi e come loro sanno meglio di me, spesso non hanno una consistenza sufficiente da poter essere considerati indizi. Spesso, anzi, le presunzioni tributarie non sono neppure prove indirette, presunzioni semplicissime, ma sono vere e proprie inversioni dell'onere della prova, no? Ad esempio, a me pare emblematica la regola relativa ai versamenti e ai prelevamenti nel conto corrente, no? Che sintetizzo, non so, spero di dire correttamente, quando non sono stati contabilizzati devono essere considerati ricavi, no? E quindi reddito imponibile, a meno che non sia data la prova della loro diversa natura. Ecco, qui evidentemente non siamo davanti a una presunzione, neppure semplicissima a me pare, ma davanti a una pura e semplice inversione dell'onere della prova, punto e basta. Ecco, perciò sul piano generale la conclusione corretta dovrebbe essere un'altra, che per la verità talvolta si affaccia nella giurisprudenza di Cassazione anche, cioè si dovrebbe dire le presunzioni tributarie non sono utilizzabili in ambito penale, sono inutilizzabili, utilizzabile è semmai il dato di fatto, no? Da cui esse muovono, eh? Perciò solo se esso, il dato di fatto, consiste di per sé, finito, in un indizio grave e preciso, no? In una prova indiretta dotata di una sufficiente solidità, si potrà impiegarlo nella motivazione, ferma restando la necessità dei riscontri. Ecco, eppure la giurisprudenza non sempre ragiona così e le conseguenze che vengono fatte discendere da questa impostazione sono molto pesanti. Qui non mi riferisco tanto al giudizio di merito, no? Dove almeno nessuno dubita che operi la regola del 192, comma secondo, quindi perlomeno si esigono dei riscontri, no? Ma mi riferisco alla nevralgica materia cautelare, no? E in particolare il sequestro finalizzato alla confisca, diretto per equivalente che sia. Perché in questo campo la premessa secondo cui le presunzioni tributarie integrano in ogni caso un indizio utilizzabile si combina con l'altra, no? Ancora più diffusa, secondo cui a fini cautelari e della prova del fumus delicti, no? La regola di valutazione del 192, comma secondo non opera, sicché gli indizi, le prove indirette, possono anche, no, assumere una minore consistenza e non richiedere necessariamente i riscontri. Ecco, da queste due premesse viene ricavata la conclusione, ai fini della prova del fumus delicti, no, le presunzioni tributarie, considerate di per sé indizio utilizzabile, bastano da sole e quindi non occorre alcun riscontro, essendo ritenuta inapplicabile la regola del 192, comma secondo. Ecco, in base a un ragionamento del genere, una sentenza recente, 2018, ricorrente Malluzzo, poi confermata da un'altra, Damiano, 2019, no? La prima, ecco, delle due, proprio con riguardo alla presunzione relativa ai versamenti in banca, ha concluso che il versamento si considera ricavo ai fini della diagnosi del fumus delicti, no? A meno che l'indagato non fornisca una spiegazione diversa. Altro che fumus, starei per dire, no? Qui siamo in presenza di una palese inversione dell'onere della prova che dalla sede tributaria viene surrettiziamente importata nel procedimento penale, sia pure a fini cautelari reali. Ma ciò mi sembra inammissibile, perché anche in materia cautelare, personale come reale, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti e in particolare del fumus delicti, no? Sia pure appunto a livello di fumus, ecco, dovrebbe incombere sul pubblico ministero, perché, come dire, qui entra in gioco l'unica presunzione che dovrebbe avere diritto di cittadinanza nel processo penale, che ovviamente è quella fissata all'articolo 27, comma secondo della Costituzione, che in questo modo viene pregiudicata. Ecco, come si vede, il doppio binario osmotico, diciamo così,
non pregiudica soltanto l'oralità e il contraddittorio nel processo penale tributario. Una battuta conclusiva, proprio un minuto, ecco, la progressiva erosione, diciamo così, dei limiti fissati dal codice per il trasbordo in sede penale delle prove tributarie non solo ci costringe a prendere atto, no, come dicevo all'inizio, di una evoluzione mancata. Il doppio binario a compartimenti stagni è rimasto sostanzialmente irrealizzato e perciò siamo fermi sostanzialmente all'assetto in cui eravamo giunti già 30 anni or sono, cioè assenza di effetti vincolanti, ma prove che passano con grande larghezza. Non solo, dico io, forse dobbiamo registrare addirittura una involuzione, perché effetti vincolanti non si delineano, questo no, ma quei meccanismi valutativi, no? Che la Corte Costituzionale aveva indicato già nel lontano 1991 come totalmente, riprendo la citazione iniziale, totalmente estranei al processo penale, contraddittori con la sua essenza, in qualche modo premono e portati dal doppio binario a vasi comunicanti, finiscono talvolta per farsi largo, per aprirsi qualche breccia, mettendo così a repentaglio quello che dovrebbe essere realmente lo zoccolo duro, diciamo così, dell'autonomia del processo penale rispetto al giudizio tributario, cioè quello della valutazione della prova in base a criteri rigorosi, incapaci di, come dire, incapaci di alterare, ecco, una regola d'onere probatorio e di giudizio radicata nella Costituzione. Ecco, ho finito, grazie. Grazie. Vabbè, insomma, abbiamo assistito alla doppia criticità del processo tributario, il travaso di norme, di prove penali, e la criticità del processo penale per il travaso, come dire, di prove del processo tributario, insomma. Ah, prego. Sì, sì. Ah, non avevo visto, scusi. La prossima relazione la svolgerà il dottor Giuliani e riguarda il principio del ne bis in idem. Brevemente, il ne bis in idem, insomma, è l'istituto del diritto processuale penale e ci si chiede come mai, come dire, valga anche per le attività sanzionatorie e tributarie. Ecco, a questa domanda risponderà, come dire, il dottor Giuliani. Prego. Grazie, grazie Presidente. Dunque, il tema dell'intervento che mi è stato affidato è appunto il principio del ne bis in idem nel solco della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, e però mi sono permesso di ribaltare un po' il solco, proprio la direzione del solco. In realtà parlerò di questo principio proprio nella prospettiva della giurisprudenza sovranazionale e poi naturalmente, se vi è tempo, anche di quella nazionale, soprattutto di quella di legittimità, che però è venuta un po', come dire, di conserva rispetto agli interventi della giurisprudenza sovranazionale, e mi riferisco soprattutto alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte EDU, e
di seguito anche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché i problemi in materia sono sorti lì, sono sorti sulla base delle disposizioni della CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la Carta di Nizza, così come interpretate dalle corti a ciò competenti, e cioè, ripeto, la Corte Edu e la Corte di Giustizia. Ovviamente quando si parla di ne bis in idem, ciascuno di noi fa riferimento a una regola universalmente nota che osta, in ambito penale, alla sottoposizione al procedimento penale dell'imputato già giudicato in via definitiva per il medesimo fatto. Ne bis in idem. Ora, si può discutere e si è molto discusso in questo brocardo quale sia il significato dell'espressione idem, cioè se lo stesso fatto sia l'idem factum inteso in senso storico-naturalistico o l'idem factum legale. Non è il tema del mio intervento, anticipo sin d'ora, chiarisco che comunque all'esito di un processo abbastanza travagliato anche sotto il profilo giurisprudenziale si può sostenere che l'idem e l'idem factum, cioè inteso come medesimezza del fatto nella sua materialità, condotta, evento e nesso di causalità, scevro da elementi giuridici che connotano la fattispecie, mentre appunto sull'idem si è giunti a questo risultato, però un po', ripeto, travagliato, significato di bis non ci sono particolari divergenze di opinioni, nel senso che la regola che è scolpita nell'articolo 649 del codice di procedura penale, ne bis in idem, è una regola che vale solo quando i procedimenti di cui che vengono in rilievo sono entrambi procedimenti penali nel senso stretto in cui si qualificano come tali nel nostro ordinamento. Quindi la norma dell'articolo 649, che leggo, recita: l'imputato prosciolto condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, si riferisce ovviamente a procedimenti di natura penale secondo l'ordinamento nazionale. In qui nulla di strano. Da ciò però deriva che se per il medesimo fatto lo stesso soggetto è sottoposto a un procedimento amministrativo che sfoci in una sanzione amministrativa, la regola del ne bis in idem ex articolo 649 non osta a che nei confronti dello stesso soggetto si inizi un procedimento penale secondo l'ordinamento interno che poi sfoci eventualmente in una sanzione di natura penale. Chiaro? In questo è l'ambito di applicazione tradizionale, pacifico, dell'articolo 649 CPP e della regola del divieto di bis in idem nel nostro ordinamento, tradizionalmente inteso. Perché dico così? Perché quando si sposta l'attenzione appunto sulla convenzione, sull'ambito di applicazione della CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, troviamo una regola che è simile apparentemente a quella del diritto interno, ma che ha delle implicazioni problematiche che poi descriverò. La regola non è contenuta nel corpo originario della CEDU, attenzione, è contenuta in un suo protocollo, il protocollo numero 7, in particolare l'articolo 4 del protocollo 7 allegato alla CEDU, addizionale alla CEDU, recita che nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva. Norma che, letta nel suo dettato, appunto nella sua lettera, è del tutto corrispondente, sembra del tutto corrispondente al disposto dell'articolo 649 del nostro codice di rito. Articolo 4 del protocollo 7 reca peraltro in maniera chiarissima la rubrica ne bis in idem. Le difficoltà sorgono dal fatto che nel corpo della CEDU, originario della CEDU, esistono diverse disposizioni che trattano la materia penale, come è noto.
l'articolo 7 della CEDU riguarda il principio universale nulla pena sine lege, il principio di legalità. L'articolo 6 della CEDU riguarda il giusto processo anche di natura penale. Ovviamente queste norme parlano di pena, parlano di giudizio penale e sono state interpretate da molto tempo in maniera costante e uniforme dalla Corte di Strasburgo, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel senso che la natura penale delle sanzioni che queste disposizioni trattano, la natura penale può essere, anzi deve essere attribuita nell'ambito della CEDU anche a delle sanzioni che secondo gli ordinamenti degli Stati membri penali non sono, ma sono amministrative. Ribadisco, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nell'interpretazione di norme come l'articolo 6 e 7 della CEDU, quando si parla di pena in queste disposizioni, si intendono sanzioni che possono essere penali a prescindere da come esse sono qualificate nell'ordinamento degli Stati membri, in quanto esse sono da considerare penali, ancorché amministrative, secondo l'ordinamento degli Stati membri, se rispondono a determinati criteri. Questi criteri, ripeto, da molto tempo sono stati formulati dalla giurisprudenza CEDU, fin dal 1976, nella sentenza della Grande Camera, nel caso Engel contro Paesi Bassi, che proprio da questa sentenza vengono appunto chiamati criteri Engel. Quindi se sulla base dei criteri Engel, che subito enumererò, la sanzione, anche se qualificata come amministrativa nel diritto interno, è da qualificare come penale nell'ambito CEDU, allora appunto si applicheranno le norme della CEDU relative alla materia penale. Quindi articoli 6 e 7, l'ulteriore passo che ha fatto la giurisprudenza lo dirò subito. Quali sono questi criteri? Sono molto semplici. Il primo criterio, che è un criterio formale e non decisivo, è la qualificazione giuridica della sanzione nel diritto interno. Ovviamente se il diritto interno qualifica una sanzione come penale, il problema non si pone, chiaramente una sanzione penale. Ma ripeto, questo criterio è formale e non viene considerato decisivo dalla Corte EDU. Sono decisivi gli altri due. Il secondo criterio è la natura della sanzione. Se la sanzione è di generale applicazione e ha una finalità di prevenzione e repressione dell'illecito considerato, e non una finalità di mera compensazione o di risarcimento di un danno, allora si tratta di una sanzione penale, secondo la CEDU. Terzo criterio, se la sanzione reca all'interessato una grave conseguenza, anche in questo caso, questa è l'espressione, gravità delle conseguenze, anche in questo caso la sanzione, pur se qualificata come amministrativa nell'ordinamento interno, deve essere qualificata come penale secondo la CEDU, quindi è il criterio della cosiddetta afflittività della sanzione. E si badi che, secondo sempre la Corte EDU, basta che ricorra almeno uno solo di questi criteri, o natura appunto generale, repressiva preventiva o natura afflittiva, perché la sanzione amministrativa venga qualificata come penale secondo la convenzione, quindi i requisiti non sono cumulativi ma sono alternativi, ovviamente possono ricorrere tutti, ma basta che ve ne sia uno solo. Tornando al nostro ordinamento, all'ordinamento di tanti altri stati membri della convenzione, invece è proprio la natura amministrativa di certe sanzioni che inducono il legislatore ad attribuire il potere di irrogarla all'autorità amministrativa. Sappiamo che esistono casi in cui il giudice penale irroga sia sanzioni penali che amministrative, ma sono casi non costituenti la regola, e comunque il legislatore è libero discrezionalmente di orientarsi in un modo o in un altro. Quindi la duplicazione dei procedimenti, amministrativo l'uno, penale l'altro, per il medesimo fatto nei confronti della stessa persona che consegue da questo sistema, non pone sul piano interno, ripeto, alcun problema di divieto di bis in idem, perché l'articolo 649 Codice di Procedura Penale riguarda solo i giudizi penali,
non riguarda giudizio, procedimento amministrativo o fase giurisdizionale conseguente al procedimento amministrativo e procedimento penale. Anzi, proprio la circostanza che si tratti in un caso di sanzione amministrativa, nell'altro di sanzione penale, rende fisiologico che i procedimenti siano due e che essi possano concludersi entrambi pur vertendo sullo stesso fatto. La prospettiva però muta dal punto di vista della CEDU. Perché? Perché l'ulteriore passo che ha fatto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dopo aver individuato i criteri Engel e aver qualificato le pene, le sanzioni in questo modo, è di aver saldato il carattere sostanzialmente penale della sanzione con il divieto processuale di bis in idem di quell'articolo 4 del protocollo 7. Cioè, i criteri Engel e quella giurisprudenza di cui ho parlato non opera solo per qualificare come penale le sanzioni nelle disposizioni, scusate il termine, passatemi il termine, delle sanzioni, delle disposizioni sostanziali della CEDU, articolo 7 per esempio in tema di nulla pena sine legge, ma questo significato, i criteri Engel, questa qualificazione della sanzione come sanzione penale, vale anche per la dimensione processuale di quell'articolo 4 del protocollo 7, per cui quando la CEDU in questa disposizione stabilisce che osta sottoporre a procedimento penale per lo stesso fatto colui che è già stato condannato sempre in sede penale appunto per lo stesso fatto, si riferisce anche al caso di colui che è già stato sanzionato in sede amministrativa per lo stesso fatto, qualora la sanzione amministrativa sia qualificabile come pena applicando appunto i cosiddetti criteri Engel. È chiaro? Quindi questa saldatura tra il carattere sostanzialmente penale della sanzione con il divieto processuale di bis in idem enunciato dall'articolo 4 del protocollo 7 ha comportato e comporta degli effetti che sono in evidente frizione e contrasto con gli effetti ammessi dagli ordinamenti degli Stati membri, da molti ordinamenti degli Stati membri come il nostro, che invece ammettono la coesistenza dei due procedimenti, l'amministrativo e il penale per il medesimo fatto. Per effetto, infatti, della normativa convenzionale, così come interpretata dalla Corte Edu, una volta che sia divenuto definitivo l'esito di un procedimento amministrativo, anche solo, avente per oggetto l'inflizione di una sanzione penale ex articolo 4 protocollo 7, ciò deve precludere, dopo quanto dirò in seguito, ma per regola generale, ciò deve precludere automaticamente e inderogabilmente la sottoposizione della persona al procedimento penale per il medesimo fatto, e viceversa. Terzo non datur, la regola così come interpretata è rigorosa, ripeto, e inderogabile. Voi capite appunto che da ciò nascono dei seri problemi per rendere compatibile invece il nostro sistema. Il nostro sistema, che è stato ben delineato in materia appunto tributaria da chi mi ha preceduto e che riassumo con brevissimi cenni, si impernia sul corpo normativo costituito dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 74 del 2000, principio di specialità. Principio di specialità, articolo 19, che significa che qualora appunto lo stesso fatto sia sottoposto a procedimento amministrativo, sanzione amministrativa tributaria e sanzione penale, si applica la norma speciale, la sanzione stabilita dalla norma speciale, che è normalmente nella maggioranza dei casi la norma penale, perché prevede soglie di punibilità, prevede l'elemento psicologico del dolo specifico, eccetera. Questo è il principio di specialità. Secondo elemento è l'autonomia, la mancanza di pregiudizialità tributaria, per cui non è prevista la sospensione del processo penale per la pendenza del processo tributario e viceversa, per cui tendenzialmente i due processi
proseguono in via autonoma, e l'articolo 21 che cerca un po' anche in questo caso di, come dire, far convergere in modo parallelo l'autonomia dei due procedimenti con gli interessi in gioco. Perché l'articolo 21 cosa prevede? Prevede, si badi, che l'autorità amministrativa, l'amministrazione finanziaria, irroghi la sanzione. La sanzione è irrogata, il contribuente ha l'onere di impugnare il provvedimento sanzionatorio nei termini, quindi attivando il giudizio tributario di impugnazione. Ma, e quindi è previsto, eventualmente, se non viene impugnato nei termini, oppure se l'impugnazione viene rigettata, è prevista la formazione del titolo esecutivo, anche per quanto riguarda il provvedimento sanzionatorio a favore dell'amministrazione, anche se pende il procedimento penale per lo stesso fatto. Ma la riscossione della sanzione è sospesa finché il processo penale non è definito, aggiungendo il legislatore che se il procedimento penale viene definito con archiviazione o con sentenza che esclude la rilevanza penale del fatto, allora si riattiva la fase di riscossione della sanzione amministrativa tributaria, altrimenti no, altrimenti vale il principio di specialità. Se la condanna, pena, il processo penale, cioè se la condanna dell'imputato, allora in forza del principio di specialità non si applicherà quindi in concreto la sanzione amministrativa tributaria. È chiaro qual è il rapporto tra i due procedimenti? Questo è importante perché sta a significare che nella maggior parte dei casi, per regola generale, diciamo meglio, nel nostro sistema dei rapporti tra ordinamento tributario e penale non vale il bis in idem sostanziale, perché lo evita in maniera abbastanza efficace ed efficiente il sistema, il principio di specialità. Ma il sistema invece si poggia sul bis in idem processuale, proprio perché prevede che i due procedimenti scorrano in via in modo autonomo, pur con, ripeto, i collegamenti che ho cercato di descrivere, sospensione della riscossione, eccetera, eccetera, della sanzione. Ma il nostro sistema, ripeto, che riguarda i due procedimenti, inevitabilmente poggia sulla regola del bis in idem processuale, tanto che si parla appunto di doppio binario. Okay? Quindi si esclude il bis in idem sostanziale, dico tendenzialmente perché non entro nel merito di quest'ultimo tema che sfioro solo, tendenzialmente così perché ci sono dei casi anche molto rilevanti in cui secondo le sezioni unite della Cassazione penale non si applicherebbe il principio di specialità, ma la regola della progressione criminosa, sono i casi proprio dell'omesso versamento di IVA molto frequenti. La sentenza Favellato del 2013 penso sia nota agli addetti ai lavori. Non entro, ripeto, nel merito di questo aspetto. Limitiamoci a assumere come regola generale che il bis in idem sostanziale non si applica in virtù del principio di specialità. Però è regola fisiologica quello procedimentale. Il sistema CEDU dice esattamente il contrario. Anzi, il sistema CEDU, per quanto riguarda il bis in idem sostanziale, non se ne occupa minimamente. L'articolo 4, protocollo 7, o meglio, così come interpretato, non fa riferimento, o meglio, il sistema tradizionale, non fa riferimento alla duplicità della sanzione. Questo, ripeto, secondo l'interpretazione tradizionale della Corte Edu, fa riferimento alla duplicità dei procedimenti e in via automatica ne comporta la preclusione del secondo se diventato definitivo l'esito del primo. Tanto per rendersi conto dell'impatto di questa giurisprudenza tradizionale della Corte Edu anche sul nostro sistema, in un altro ambito, molti di voi forse ricordano la sentenza Grande Stevens, sempre della Corte Edu, Grande Camera, mi pare del 2014, il nome stesso del, eh,
dell'interessato, penso, faccio ricordare a molti, la vicenda che riguardava fattispecie di abusi di mercato, di manipolazione di mercato. Previsto. Sostanziale c'era. Certo. I casi di abusi di mercato, di market abuse, per intenderci insider trading, manipolazione di mercato, disciplinati dal decreto legislativo 98 del 58 del 98, prevedono proprio il bis in idem sostanziale, cioè lo stesso fatto viene espressamente punito sia in sede sanzionato in sede penale e in sede amministrativa, anche in maniera particolarmente afflittiva, come è noto dal punto di vista sotto il profilo pecuniario. Orbene, questo sistema fu criticato e censurato dalla sentenza Grande Stevens per il semplice fatto che l'interessato era già stato sanzionato in sede amministrativa con una sanzione pecuniaria particolarmente afflittiva. Il fatto che fosse stato sottoposto anche per il medesimo fatto a sanzione penale senza nessun altro tipo di procedimento penale, senza nessun altro tipo di valutazione da parte della Corte Edward, ha comportato che fosse accertata la violazione da parte dello Stato italiano della regola del divieto di bis in idem. Quindi regola che secondo l'orientamento, ripeto, tradizionale della Corte Edu era inderogabile e esclusivamente processuale. Tutto questo ha comportato dei problemi, non solo a noi, ha comportato problemi anche ad altri paesi membri della Convenzione, che avevano sistemi, hanno sistemi molto simili al nostro. Si è giunti quindi, cerco di essere sintetico sul punto, si è giunti quindi ad una vera e propria svolta della giurisprudenza della CEDU, della Corte di Strasburgo, nel 2016, con la sentenza A e B contro Norvegia, sempre della Grande Camera. Questa sentenza ha preso atto della situazione e ha cercato di ricomporre il punto a sistema. Come ha fatto? Cioè ha temperato il principio di divieto di bis in idem processuale e lo ha, in un certo senso, come dire, trasportato nel mondo di mezzo della dimensione sostanziale. Adesso, questo è lo stato dell'arte, adesso la regola del divieto di bis in idem convenzionale è un po' una via di mezzo tra un divieto di natura processuale e un divieto di natura sostanziale. Mi spiego meglio subito. Perché? Perché la Corte di Strasburgo, con questa sentenza AIB contro Norvegia, ha detto che sì, rimane vigente la regola generale che vieta di sottoporre a doppio procedimento lo stesso soggetto per il medesimo fatto se le sanzioni sono penali entrambe secondo i criteri Engel. Però si può derogare a questo divieto, o meglio questo divieto deve essere inteso, nel senso che se i due procedimenti sono strettamente connessi sotto il profilo temporale e materiale, close connection in substance and in time, se vi è una sufficiente stretta connessione temporale e materiale tra i due procedimenti, allora si può ritenere che la risposta sanzionatoria complessiva dei due procedimenti apprestata dallo Stato membro sia una risposta sanzionatoria unica. E se ciò è, allora in senso lato si può ritenere che si tratti di un solo procedimento. Se, ripeto, tra i due esiste una stretta connessione temporale e materiale. Ora voi capite che già da queste mie parole è molto difficile che questi criteri somministrati in modo molto casistico, la Corte Edu cerca poi di dare dei criteri più precisi, ma sono sempre casistici, è molto difficile trasformare questi criteri in regole generali astratte e indeterminate, anzi è quasi impossibile, anche se dei tentativi sono stati fatti per ricondurre, ripeto, a razionalità il sistema. Va oltre la sentenza AIB e dice: quando c'è la connessione temporale, dice cose abbastanza ovvie, è quando tra i due procedimenti non esiste uno iato temporale troppo elevato. Il fine ultimo della Corte Edu
sempre in questa materia, con queste decisioni, è quello di evitare all'interessato un onere eccessivo, di garantire, cioè l'interessato a quella quiete, si parla anche di quiete penalistica, sì. Anche ai fini del nostro articolo 649, di evitare insomma l'interessato di essere eccessivamente onerato e gravato dalla risposta sanzionatoria dello Stato. Uno dei modi per evitarlo è che i procedimenti siano strettamente connessi dal punto di vista temporale, il che nella nostra materia capita spesso perché i due procedimenti spesso corrono in via parallela, poi uno finisce, di solito finisce prima quello tributario, ma non è detto, e quindi si deve cercare di evitare che esista, ripeto, uno iato temporale troppo elevato tra i due. Ma non è molto chiara la sentenza EB se intenda riferirsi nel legame, parlando di legame temporale, anche alla durata complessiva dei due procedimenti. Probabilmente sì, perché poi quando si va a vedere le ricadute materiali di questo criterio, cioè come poi è stato applicato in pratica, si nota che la Corte di Strasburgo guarda anche a quanto è durato l'intero procedimento, l'unione dei due procedimenti, quello tributario e quello penale. Primo criterio. I criteri invece che riguardano la connessione materiale sono quattro, anch'essi molto orientati alla casistica. Deve esservi una complementarietà di finalità tra i due procedimenti, cioè i due procedimenti devono avere scopi diversi, è chiaro che i nostri scopi sono diversi tra il tributario e il penale, ma complementari, e qui ci potremo stare. Deve essere prevedibile che possono sorgere due procedimenti per il medesimo fatto, e devo dire che il nostro sistema rende questo elemento sicuramente sussistente. Deve esserci circolazione probatoria tra i due procedimenti. Ecco che le prime sì. E questo è paradossale, se pensate a tutte le giuste osservazioni dei relatori che mi hanno preceduto, che hanno cercato correttamente di effettuare un'azione di regolamento di confini, il punto di vista della Corte è esattamente il contrario, e pensa la Corte, ma no, se non si fa due volte lo stesso procedimento istruttorio, meglio per l'imputato, se si può rivalutare da parte di un giudice il fatto già valutato dal primo, meglio per l'imputato. Esattamente, pensate alla diversità di prospettiva, anch'io sono d'accordo con l'impostazione, ripeto, di chi mi ha preceduto, ma in realtà l'orientamento della Corte di Strasburgo pare esattamente in senso apparentemente in buona parte, ma non lo è. E poi l'ultimo criterio, quello sostanziale, è che la somma delle due sanzioni, che ripeto per la CEDU sono penali tutte e due, ma per noi sono l'amministrativa e la penale in senso stretto, non sia sproporzionata, perché anche questa, rispetto al fatto, alla gravità del fatto, perché anche questo naturalmente comporterebbe un fardello, un onere eccessivo a carico dell'interessato. E anche questo è un criterio esposto come ve lo dico io, cioè basta, occorre verificare che l'intera risposta sanzionatoria non sia eccessivamente gravosa, cioè sia proporzionata meglio, questo è il criterio. Chiaro, guardate che questo è l'approdo della A e B contro Norvegia, è l'approdo poi anche attuale, ci sono state ulteriori sentenze della Corte Edu che hanno applicato gli stessi principi, lo stesso orientamento giurisprudenziale con qualche aggiustamento, ma si può dire che lo stato dell'arte è questo. E si badi, la sentenza AEB contro Norvegia ha un rilievo perché è riuscita a saldare anche le frizioni che innegabilmente c'erano tra la precedente giurisprudenza di Strasburgo e quella di Lussemburgo, cioè alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. E qui passo al secondo filone giurisprudenziale, poi mi fermo perché immagino che... 5 minuti. Sì. In ambito UE, in ambito europeo, viene in rilievo naturalmente, vengono in rilievo i tributi armonizzati, viene in rilievo l'IVA in buona sostanza, perché è questo che rientra, il tributo che rientra nell'ambito di applicazione. E rileva come disposizione in materia l'articolo 50 della Carta di Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'articolo 50 reca una regola sul ne bis in idem che è simile alle altre due, al nostro 649 e all'articolo 4, protocollo 7, alla CEDU. A leggerla non si coglie nessun altro tipo di significato. Si badi, secondo l'articolo 52, paragrafo 1 della stessa Carta di Nizza, le tutele apprestate dalla Carta sono le stesse apprestate dalla CEDU. Quindi vi è un'osmosi tra giurisprudenza della Corte Edu e giurisprudenza della Corte di Giustizia, in virtù di questo meccanismo. Allora, vuol dire che anche in sede dell'Unione Europea si applicano i criteri Engel. Quindi anche per il ne bis in idem dell'articolo 50 della Carta di Nizza si applica tutto quello che ho detto in ordine alla qualificazione come penale di sanzioni che per noi nel nostro ordinamento sono in senso stretto amministrative. Si applica tutto, ma secondo l'orientamento della Corte di Giustizia tradizionale, che era scolpito in una sentenza della grande sezione Franson del 2013, in un'ottica molto sostanzialistica e molto, come dire, vantaggiosa per gli interessi dell'Unione, la Corte di Giustizia ha sempre interpretato la regola ne bis in idem della Carta di Nizza nel senso che bisogna, è vero, in generale non si può sottoporre lo stesso soggetto a due procedimenti per il medesimo fatto, ma attenzione, se si tratta di riscuotere effettivamente o comunque di realizzare effettivamente gli interessi finanziari dell'Unione, bisogna verificare che la prima sanzione, quella divenuta definitiva e che preclude il secondo procedimento, sia effettiva, proporzionata e adeguata e dissuasiva rispetto alle finalità che si prefigge. Quindi vi era una espressa, vi era un espresso orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel senso che il giudice nazionale doveva verificare qual era la complessiva risposta sanzionatoria data dallo Stato nei casi, ad esempio, di omesso versamento di IVA, per intenderci, nei casi in cui vengono in rilievo gli interessi finanziari dell'UE. Chiaro? Cioè, la regola del ne bis in idem valeva, i criteri Engel valevano, ma lo Stato membro, il giudice dello Stato membro, doveva verificare se effettivamente espulso, esclusa una sanzione, ad esempio quella penale, quella amministrativa tributaria era effettivamente proporzionata, adeguata e dissuasiva. Se no, doveva applicare tutte e due. Se no, vi era una deroga al principio, proprio per garantire, ripeto, l'effettività della realizzazione degli interessi finanziari dell'UE. Questa giurisprudenza era anch'essa in netta frizione con quella CEDU tradizionale, che invece si limitava a verificare che pendevano due procedimenti e bisognava elidere il secondo. L'AEB, come avete l'AEB contro Norvegia, sotto il profilo CEDU, è venuta incontro a questo orientamento della Corte di Giustizia, perché ha considerato effettivamente nello stretto legame materiale la proporzione delle due sanzioni, cioè esattamente quell'elemento che la Corte di Giustizia ha sempre richiesto perché si applicasse in ne bis in idem. Non solo, ma recentemente nel 2018 sono state pronunciate tre sentenze gemelle di cui a noi interessa la cosiddetta sentenza Menci, sempre della grande sezione, che guardate, di fatto, se la leggete, può essere sintetico, ricalca esattamente l'AIB. Quindi c'è stata una fusione tra le giurisprudenze sovranazionali, non proprio del tutto una sovrapposizione, ma possiamo dire una fusione di criteri. Per cui ai fini dei tributi armonizzati si applicherà l'articolo 50 nel bis in idem europeo, interpretato però nei sensi che abbiamo appena detto. Bisogna sempre guardare alla close connection, al legame stretto sia temporale che materiale nei sensi che ho descritto poc'anzi, di cui rileva in particolare il criterio della proporzionalità, adeguatezza meglio, della complessiva risposta sanzionatoria alla gravità del fatto. Questo è lo stato dell'arte, ripeto, è la situazione attuale delle giurisprudenze sovranazionali. Quella costituzionale italiana è andata un po' di conserva, non ne parlo, perché in realtà poi
le pronunce della nostra Corte Costituzionale in materia, soprattutto di 649, in materia di ne bis in idem tributario, processuale penale, sono sempre state sentenze o di restituzione atti o di inammissibilità. Però si può dire che, soprattutto l'ultima sentenza, che è la 222 del 2019, l'estensore Viganò prende atto che la situazione è quella delle sentenze A e B della sentenza Menci, e quindi prende atto che occorrono questi criteri, occorrono questi elementi rilevatori della connessione materiale e temporale per evitare la preclusione da ne bis in idem. Un minuto solo per sottolineare la difficoltà di applicazione di questi criteri, perché siamo arrivati al punto, siamo arrivati all'ultimo gradino, al giudice comune, no? Che si trova a dover applicare questi criteri, ripeto, casistici, e che presuppongono una valutazione fattispecie per fattispecie, anche se in astratto si possono dare per scontati nella nostra materia tributaria alcuni di questi elementi. La circolazione probatoria, nel senso fatto proprio dalla nostra giurisprudenza, sicuramente l'elemento della circolazione del flusso probatorio tra i due procedimenti sussiste. La prevedibilità, sicuramente la prevedibilità di essere sottoposto a un procedimento penale o viceversa per il medesimo fatto sussiste in base alle norme. Anche il fatto che i due procedimenti perseguono scopi diversi ma complementari, no? Il problema della proporzione delle pene in realtà è risolto anche in astratto, ma non del tutto, perché rimane, ripeto, l'aspetto dell'IVA, della progressione criminosa, che complica. Ma se si applica in maniera generale il principio di specialità, se si applica in maniera generalizzata il principio di specialità dell'articolo 19 del decreto 74, che esclude il bis in idem sostanziale, cioè esclude che si possa eseguire la sanzione amministrativa o quella penale in caso ovviamente di condanna, allora è evidente che non c'è nessun problema di verifica della proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria. Non è appagante del tutto questa soluzione, perché, ripeto, a causa della nostra giurisprudenza penale che ritiene in fattispecie molto rilevanti, come l'ho messo versamento IVA 10 ter, decreto legislativo 74, non si parli di rapporto di specialità tra norme, ma di progressione dell'illecito, allora in questo caso il bis in idem sostanziale c'è. È come la materia del market abuse, come la materia della manipolazione di mercato. E allora in questo caso il giudice deve valutare la complessiva risposta sanzionatoria. E infatti la Cassazione penale, nei pochi precedenti successivi, nelle poche decisioni successive alla AEB e alla Menci, scende addirittura anch'essa a verificare, o meglio, valuta la completezza della motivazione del giudice comune sulla non eccessiva afflittività della complessiva risposta sanzionatoria. Quindi, come capite, dal punto di vista materiale le cose non sono poi molto complicate. Dove si complicano, secondo me, molto è sul legame temporale. Questo dipende proprio da caso per caso. Pensate che nella AEB, che era un caso norvegese, la Corte Edu ha detto 5 anni vanno bene per durata complessiva dei due procedimenti. In un'altra sentenza successiva, un caso islandese, Johannesson, 9 anni di durata complessiva tra i due procedimenti non andava bene e la Corte ha accertato una violazione. Nell'applicazione pratica, nella nostra giurisprudenza di legittimità, io vedo che vi è una tendenza a valutare solo lo iato temporale tra il primo e l'altro procedimento, cioè sono passati solo alcuni mesi, come capita spesso, anche perché c'è la trasmissione della notizia criminis, sono passati solo alcuni mesi tra procedimento amministrativo e procedimento penale, inizio del procedimento penale. Questo sarebbe sufficiente. A mio parere non è invece sufficiente, perché dalla sentenza AEB si coglie che bisogna guardare l'intera durata dei due procedimenti per considerarli uno solo ai fini dell'unica risposta sanzionatoria. Qui mi fermo, ci sarebbe altro da dire, ma mi rendo conto che a quest'ora parlare di questi temi non è proprio l'ideale, vi ringrazio. Grazie. Diciamo,
solo una nota, cioè la critica che viene fatta alla Corte di Cassazione dopo contro la Norvegia è di limitarsi solo all'elemento temporale, perché il giudice dovrebbe considerare tutti e quattro gli aspetti affinché ci sia la connessione materiale. Ma insomma, vabbè, alla Corte di Cassazione si fanno sempre critiche, qualche volta anche ingiuste. Allora invece le critiche fatte al professor Busetto alla trasmissibilità, come dire, delle prove tributarie nel processo penale, soprattutto in materia cautelare, risponderà il dottor Russo, come dire, che parlerà, mi pare, proprio del sequestro preventivo e quindi del fumus che può derivare dalle sentenze o dal verbale di constatazione. Prego. Sì, è sempre un compito ingrato quello del relatore che parla per ultimo prima della pausa pranzo, perché è consapevole che la disponibilità dell'uditorio nei propri confronti è inversamente proporzionale alla durata della propria relazione. Io cerco di recuperare il tempo, ho fatto delle diapositive, è una relazione anche tutto sommato su un argomento molto molto settoriale, quindi sostanzialmente i riflessi del giudizio tributario nel processo penale, ma limitatamente alla fase del sequestro preventivo, e quindi prometto che il tempo lo recuperiamo e andiamo veloci. E allora il punto di partenza, diciamo la tesi della relazione, è che all'interno della materia cautelare, quindi dell'incidente cautelare reale, non esiste l'autonomia dei due giudizi, che invece è il principio generale tra i due di rapporti tra i due ordinamenti. Principio generale affermato in modo esplicito sul versante tributario dall'articolo 20 del decreto legislativo 74, non affermato in modo esplicito, ma ricavabile comunque anche sul versante penale dal 479, dal fatto che non è citato il giudizio tributario in 479, e che comunque in ogni caso la giurisprudenza illegittima afferma con chiarezza con riferimento al giudizio di merito. Son cose che sono state dette già nelle relazioni precedenti e quindi le salto. Comunque in ogni caso che proprio per i diversi poteri istruttori di cui gode il giudice penale e per i diversi scopi della tutela penale non c'è nulla di strano nel fatto che i giudizi vadano con soluzioni diverse. La Cassazione del 2011, che vedete citata nella parte sinistra della diapositiva, dice che il limite dell'autonomia del giudice penale sta solo in un onere di motivazione, un onere di motivazione sul perché si discosta dalle conclusioni cui è giunto il giudice tributario. Vedete invece nella parte destra della diapositiva, avevo messo un caso di una decisione in cui la differenza di valutazione tra il giudice tributario e il giudice penale era in termini di quantum dell'imposta, quindi se sopra o sotto soglia, il giudice penale l'ha ricostruita in modo autonomo rispetto al giudice tributario. Allora, posto che questo è il sistema generale detto proprio con una brutalità tremenda in tre diapositive, prima era stato detto molto meglio, ecco, quando passiamo poi al sequestro preventivo e quindi alla fase dell'incidente cautelare reale, vediamo che il sistema si ribalta completamente, perché c'è nella sostanza, per quello che è l'orientamento dominante in Cassazione, anche se ci sono delle avvisaglie che possa essere in procinto di essere cambiato, c'è nella sostanza pregiudizialità della decisione tributaria su quella penale, pregiudizialità in senso estremamente atecnico, cioè che la decisione tributaria di annullamento della pretesa impositiva, del provvedimento con cui è esternata la pretesa impositiva, automaticamente fa caducare il sequestro preventivo. Le pronunce che avevo trovato io, che si sono pronunciate negli ultimi anni, le vedete citate in questa diapositiva, sono queste sei. L'unica che dice una cosa diversa è l'ultima, è la Cassazione di recupero del 21 agosto del 2019. Io non avevo trovato invece quella che ha trovato il professor Giovanardi di 4 giorni fa, che sembra dire una cosa comunque simile a quella che dirà la Cassazione di recupero e che metto in una delle ultime diapositive. E allora, quindi partiamo dall'idea che c'è una scissione tra incidenza del giudizio tributario sul merito del processo penale e sull'incidente cautelare. Perché questa scissione? Cosa giustifica la scissione? Anticipando gli esiti della ricognizione che facciamo adesso, è giustificato dagli scopi del sequestro preventivo, gli scopi del sequestro preventivo che sarebbe anche, secondo questa giurisprudenza che la afferma, anche un provvedimento che ha una funzione recuperatoria della pretesa fiscale. Ecco, questo come anticipazione di quello che andiamo a dire. Però andiamo a guardarlo anche partitamente. Partitamente noi dobbiamo distinguere come impatto, come incidenza del giudizio tributario sull'incidente cautelare reale nel processo penale tra il provvedimento di sospensione, ex articolo 47 del giudice tributario, con il provvedimento di annullamento. Sulla sospensione devo dire che la Cassazione è, granitica, nel senso che la sospensiva pronunciata dal giudice tributario, ex articolo 47, non ha alcuna incidenza sul sequestro preventivo.
l'ho detto nella pronuncia Tanghetti del 2013, l'ho ribadito nella pronuncia Bifulco del 2016, l'ha detto di nuovo in questa pronuncia che ho indicato come S del 2018. Perché la sospensiva non ha effetto? Ci arriveremo tutti in un certo senso che la sospensiva del giudice tributario è un provvedimento emesso a cognizione sommaria, anche talvolta a cognizione estremamente sommaria. Far derivare da quello una conseguenza su un provvedimento che invece in genere è molto motivato, quello di sequestro preventivo, e che è sottoposto anche a impugnazioni che lo rendono ancora più motivato, si può andare davanti al riesame solo in fase cautelare, si può andare in Cassazione solo in fase cautelare, probabilmente era già di per sé eccessivo a fronte di un provvedimento così sommario come la sospensiva ex 47. Però c'è anche una spiegazione tecnica, lo dice la pronuncia del 2013, la Tanghetti, che ho messo sul lato sinistro della diapositiva, e cioè che fondamentalmente la sospensiva ex articolo 47 non elimina la pretesa tributaria. La pretesa tributaria continua a esistere, è congelata, in fondo il provvedimento di sequestro preventivo è anche quello è un congelamento e quindi tra di loro non sono per niente incompatibili. Le cose cambiano invece quando si fa riferimento all'annullamento, quando si discute quindi della sentenza vera e propria del giudice tributario, sentenza di annullamento definitiva o non definitiva, non cambia nelle valutazioni del giudice penale. L'annullamento in primo o in secondo grado fa venir meno il sequestro preventivo, secondo quella che è l'interpretazione dominante di tutte quelle pronunce che ho messo due diapositive or sono, tranne l'ultima, la recupero, dell'agosto del 2019. Fa venir meno il sequestro preventivo, per chi non è penalista, non è che fa venir meno automaticamente, il difensore farà un'istanza al giudice e il giudice a quel punto però dovrà prendere atto dell'avvenuto annullamento della pretesa fiscale in sede tributaria e revocherà il provvedimento, non è che cessa di suo ovviamente. Ecco, il motivo per cui la Cassazione l'ha detto diverse volte, ha scrutinato questo problema diverse volte e ha sempre concluso nello stesso modo, ha concluso con la sentenza Franchina, con la sentenza Lombardi Stronati, con la sentenza Bifulco, vedete sono tutte abbastanza recenti. Nella Franchina, ma ho preso questa, ma poi esaminiamo anche la Lombardi Stronati, nella Franchina ho preso questa frase, l'intervenuto annullamento della cartella esattoriale comporta il venir meno della pretesa tributaria, dunque, per la giurisprudenza di legittimità penale, il venir meno della pretesa tributaria fa venir meno anche il profitto del reato. Ecco, c'è da dire che io ho visto prima il professor Giovanardi ha fatto un'incursione nel tema della mia relazione e invece è convinto che sia corretto questo orientamento. Io guardo, adesso vi propongo una riflessione da puro penalista, perché io ho la sistematica del penalista, non ce l'ho ancora quella del tributarista. Ecco, sul piano strettamente penalistico non mi convince. Sul piano strettamente penalistico questa idea che nell'incidente cautelare c'è un effetto, quindi una sorta di pregiudizialità, ma sul giudizio di merito non torna. Perché alla fine quali sono i presupposti del sequestro preventivo? In generale i presupposti del sequestro preventivo, lo sappiamo, sono fumus boni iuris, pericolum in mora e nesso di pertinenzialità. Quello per equivalente però è particolare, perché quello per equivalente c'è solo il fumus boni iuris, non ha bisogno del nesso di pertinenzialità per definizione, perché è per equivalente, spezza il nesso di pertinenzialità tra l'arresto e il reato, ma non ha bisogno neanche del pericolum in mora, perché, lo hanno detto già le sezioni unite Focarelli del 2014, e che il pericolum in mora è un requisito che c'è solo nel sequestro preventivo impeditivo, quello del 321,1, non c'è nel sequestro preventivo funzionale del 321,2, perché nel sequestro preventivo funzionale, specie quando esso è obbligatorio, come è il nostro caso dei reati tributari, la pericolosità dell'arresto, il giudizio di pericolosità sull'arresto è assorbito da quello di verifica astratta della confiscabilità del bene. Ecco, qui vi ho messo invece una pronuncia a sezioni semplici della terza, che è sintetica, in cui dice che per l'appunto non serve né il pericolo né il nesso di pertinenzialità. E allora se discutiamo di fumus, discutiamo solo di fumus, perché nella struttura del sequestro preventivo c'è solo il fumus e nient'altro, allora dovremmo applicare i criteri di giudizio del merito, perché il fumus alla fine non è nient'altro che una valutazione prognostica sull'esito del giudizio finale. E sappiamo che il giudizio finale viene condotto in base al criterio di totale autonomia dei due giudizi, per cui un annullamento in sede tributaria non incide in alcun modo sulla decisione che prenderà il giudice penale. Non solo dovrebbero valere le regole di giudizio della decisione sul merito e quindi l'autonomia dei due giudizi, ma sappiamo anche, perché lo hanno anticipato i relatori che mi hanno preceduto, che in realtà il fumus in materia cautelare reale è un fumus veramente molto molto attenuato. Cioè un fumus che non sono neanche i gravi indizi, sono gli indizi e basta. Tant'è vero che in sede tributaria la pronuncia Damiano, che aveva citato dell'agosto del 2019,
che aveva citato prima anche il professor Busetto, dice che in materia cautelare reale si possono, ai fini del FUNS si possono utilizzare anche le presunzioni tributarie. Non solo, ma altra pronuncia è la pronuncia S, che abbiamo citato già prima in una delle diapositive precedenti, la vedete sul lato sinistro della diapositiva, dice che questa attenuazione di valutazione che deve fare il giudice del FUMUS, quindi il giudice dell'incidente cautelare reale, comporta anche che non c'è un onere di discostarsi dalla decisione assunta nel procedimento tributario. In quel caso lì c'era un sequestro preventivo fatto sulla base del processo verbale di constatazione, c'era l'amministrazione che aveva, lo aveva recepito solo parzialmente perché aveva emesso avviso di accertamento per una pretesa tribunaria minore, il giudice del riesame conferma il sequestro preventivo ritenendo sostanzialmente irrilevante l'avviso di accertamento e la Cassazione conferma questo giudizio dicendo che tanto è solo un incidente cautelare reale, tu non hai un onere di motivare sul perché ti discosti dal giudizio fatto in sede tributaria, in quel caso diciamo giudizio già stragiudiziale in via amministrativa dall'amministrazione, perché quell'onere ce l'avrai solo con la decisione di merito. E allora, posto che sul piano strettamente penalistico è difficile sistemare questa diversità di impatto, di incidenza del giudizio tributario sulla fase del merito e sulla fase dell'incidente cautelare reale, come facciamo a venirne fuori sul piano, diciamo così, della sistematica, ad avere una sistematica logica e coerente? In un certo senso ne veniamo fuori, ma dovremmo cambiare i nomi, dobbiamo accettare un po' una rinuncia al nominalismo. Allora, i passaggi che fanno le pronunce dell'orientamento dominante, quelle che affermano che c'è incidenza del giudizio tributario sull'incidente cautelare reale, sul sequestro preventivo, insomma, dicono che viene meno, il motivo è che viene meno la pretesa fiscale. Dal venir meno la pretesa fiscale viene meno anche il profitto. Ma cosa intendono per profitto? Lo guardiamo qua, il profitto c'è senz'altro all'interno della struttura del sequestro preventivo, quello nessuno discute, la pretesa tributaria fiscale non c'è in realtà. Il profitto senz'altro, perché il sequestro preventivo in materia fiscale, ex articolo 12 bis del decreto legislativo 74 del 2000, si può fare come conseguenza della condanna, per un valore corrispondente al profitto del reato. Ecco, ma cosa intendono per profitto? Lo leggiamo qua nella Lombardi Stronati: il profitto va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme base. Valore dei beni idonei a fungere da garanzia. Questo fungere da garanzia non mi pare un concetto tanto penalistico. La garanzia è più un concetto civilistico. Il profitto del reato non è questo che dice, almeno in termini generali, non è questo che dice la Lombardi Stronati. Il profitto del reato sono le conseguenze del reato di carattere economico. E l'evasione fiscale, delle conseguenze di carattere economico, ce le ha, sono reati che per definizione hanno delle conseguenze economiche. Qua la Lombardi Stronati ha un po' cambiato la nozione di profitto, ha detto che il profitto è il valore dei beni idonei a fungere da garanzia. Ed ha introdotto quindi un concetto civilistico. Da dove viene questa affermazione della Lombardi Stronati, che comunque è corretta per quello che è l'attuale sistema del sequestro preventivo nei soli reati tributari? Viene da un principio generale che è stato enucleato prima dalla giurisprudenza e poi è diventato normativo, che è il divieto di duplicazione di sequestro per equivalente e pagamento dell'imposta. Prima ancora che la norma lo dicesse espressamente nel 2015, la giurisprudenza, con la riforma del 2015, la giurisprudenza aveva già detto prima, e questa è una pronuncia che è del 2015 ma riguarda comunque un caso ovviamente precedente, che aveva già detto prima che se comunque il soggetto paga anche in corso di procedimento, tu non puoi anche applicargli la confisca per equivalente, vai, sequestro in corso di giudizio e poi confisca con la pronuncia definitiva, perché diventerebbe un'ammissibile duplicazione sanzionatoria. Io ho un debito da 100.000 euro, pago i 100.000 euro, non è che mi puoi condannare anche alla confisca per equivalente dei 100.000 euro, se no pago due volte. Questo principio è diventato poi l'articolo 12 bis, comma 2 del decreto legislativo 74 nella versione modificata nel 2015, che lo dice espressamente. Ma allora, se le cose stanno così, se il profitto del reato ai fini della confisca per equivalente in materia tributaria è quello che dice la Lombardi Stronati e che alla fine è un corollario del divieto di duplicazione di sequestro per equivalente e pretesa tributaria, noi in un certo senso il 12 bis comma 1, che è la norma attributiva del potere di disporre il sequestro per equivalente in materia tributaria, la dobbiamo rileggere e cambiare. Dobbiamo tirare una barra sulla parola profitto e dobbiamo dire che il giudice in caso di condanna ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al debito d'imposta non ancora pagato. Perché questo è, con il divieto di duplicazione tra pagamento dell'imposta e sequestro per equivalente, e questo è la
la reale lettura della norma, e sulla base di questa reale lettura della norma si capiscono anche la Cassazione Franchina, la Cassazione Lombardi Stronati e la Cassazione Bifulco, che dicono che l'annullamento della pretesa in sede tributaria comporta a quel punto inevitabilmente la caduta del sequestro preventivo, perché è una sorta di corollario. È vero che non si avrebbe duplicazione se c'è l'annullamento in sede tributaria, ma qui il corollario è che con l'annullamento in sede tributaria non c'è una riespansione del sequestro preventivo. A quel punto però, se la leggiamo in questo modo, se diciamo che la norma scrive profitto ma in realtà dice debito di imposta non ancora pagata, il sequestro preventivo in materia penale diventa una sorta di duplicato delle azioni conservative di cui dispone l'amministrazione finanziaria, che è l'articolo 22 del decreto legislativo 472 del 97, che non attiva quasi mai, comunque qualche volta attiva, diventa una sorta di tutela civile in sede penale. Ed è per questo che dico che forse un po' la quadratura del sistema rispetto a qualcosa che a me da penalista non torna con un'incidenza del giudizio tributario, del giudizio tributario sul sequestro preventivo, che è diversa da quella di medio, forse la quadratura del sistema ce l'abbiamo se rinunciamo al nominalismo, se diciamo che noi lo stiamo continuando a chiamare sequestro preventivo, ma in realtà abbiamo a che fare con un sequestro conservativo, perché è qualcosa per cui si agisce per la garanzia, a tutela della garanzia dei beni di cui, a tutela della garanzia della pretesa fiscale. Col sequestro conservativo, se riteniamo che in realtà il sistema sia slittato verso il sequestro conservativo, in realtà tutto torna. Perché mentre nel sequestro preventivo avremo bisogno di un profitto del reato, e il profitto del reato secondo me ce l'abbiamo, se ragioniamo sull'idea dell'autonomia di giudizio, perché il giudice arriva all'idea che un reato ci sia stato, immaginate un articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000, quindi ci sia stata utilizzazione di fatture per operazioni esistenti, magari la pretesa fiscale era venuta meno, perché nel giudizio fiscale questo non era stato dimostrato. Il giudice penale ritiene che sia stato dimostrato perché magari c'ha per l'appunto le testimonianze o qualcosa di questo tipo in più, le intercettazioni o qualche altra cosa di questo tipo in più, e a quel punto da quel reato consegue un profitto, cioè il giudice avrà ricostruito un reato e da quello conseguirà il profitto. Però sì, il profitto noi ce l'avremmo, e quindi il sequestro preventivo dovrebbe rimanere in vita. Se ragioniamo con le logiche del sequestro conservativo, invece però il ragionamento torna, perché il sequestro conservativo ha un presupposto che è completamente diverso, che è l'esistenza del credito. Ed effettivamente se viene meno il credito, perché è stato annullato in sede tributaria, il credito viene meno effettivamente, allora a quel punto non c'è nulla di strano ad accettare l'idea dell'orientamento di queste, diciamo, tre pronunce che ho scelto nell'esposizione, Franchina, Lombardi Stronati e Bifulco, che dicono che il sequestro cade, con delle conseguenze accessorie su cui non ho riflettuto abbastanza, e che comunque che sono che se cambi la sistematica e passi dalla sistematica del sequestro preventivo a quella del sequestro conservativo, allora forse dovremmo ridiscutere anche l'idea del periculum in mora, perché alla fine noi il periculum in mora non lo discutiamo mai sul sequestro preventivo, proprio perché abbiamo la sezione di Focarelli del 2004 e comunque tutti i ragionamenti che ci dicono che in caso di sequestro preventivo funzionale 321,2 non c'è bisogno di periculum in mora, ma per il sequestro conservativo c'è bisogno del periculum in mora, è uno dei requisiti e forse lo vorremmo ridiscutere, con il che mi rendo conto da solo che mi sono chiamato un'eccezione in prossimi provvedimenti che magari farò, e perciò dico che non ci ho riflettuto abbastanza, perché mi riservo, se poi me la formulate in sede di esame, di procedere diversamente, però diciamo che a livello strettamente scientifico mi tornerebbe. Ecco, adesso nel muro dell'orientamento dominante su cui ho costruito la relazione c'è una breccia. La breccia che avevo trovato io è la pronuncia della terza sezione recupero del 21 agosto del 2019. La terza sezione recupero era un caso di 10 ter, quindi un caso strutturalmente molto semplice per il giudice penale e in realtà anche per il giudice tributario, perché è un'IVA dichiarata ma non pagata. Era partito il procedimento penale e c'era stato conseguentemente anche il sequestro per equivalente, che è obbligatorio, ecco, insomma, non è che si può discutere più di tanto, se si formula un'imputazione ci deve essere accompagnato dal sequestro. Ecco, nel frattempo era intervenuta però anche davanti alla commissione tributaria di primo grado l'annullamento della cartella di pagamento. Con l'annullamento della cartella di pagamento il difensore era andato davanti, credo, al riesame e poi in Cassazione dicendo, è stata annullata la cartella di pagamento, è stata annullata la pretesa fiscale, a questo punto deve essere caducato il sequestro preventivo. In questo caso della Cassazione recupero, la Cassazione ha detto no, perché l'annullamento della cartella di pagamento era per un vizio formale e quindi si è riservato, vizio formale, devo dire, non c'è scritto nella sentenza, non si capisce, però sarà una di quelle tante cose che si leggono, firma CADES oppure PADES, il QR code che non si legge e altre cose di questo tipo,
e che quindi questo non esplicava influenza sulla pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria. A questo punto potremmo dire forse che dovremmo a questo punto distinguere che non basta una pronuncia di annullamento in sede tributaria per far caducare il sequestro preventivo, dobbiamo distinguere tra annullamento per motivi sostanziali e annullamento per motivi formali. Ho messo a paragone la Cassazione Franchina sul lato sinistro, che dice che l'annullamento della cartella comporta il venir meno della pretesa tributaria, la Cassazione Recupero è sempre un annullamento di una cartella, però che dice che non esplica influenza sulla pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria. Però a dire la verità, a dirla tutta, cioè non è che ci sia una reale distinzione tra un annullamento per motivi formali e un annullamento per motivi sostanziali, gli effetti sono identici, è vero anche che il potere amministrativo è inesauribile e dentro i limiti di decadenza, ecco l'effetto conformativo del giudicato, può essere riemesso. Io direi che da questa pronuncia che ha fatto una prima breccia nel muro, noi potremmo ricavare comunque un'idea che va al di là dell'aspetto formale o sostanziale, che a dire la verità non è del tutto convincente, cioè che il giudice penale si conserva uno spazio di valutazione di quello che è stato l'annullamento in sede tributaria, non lo prende così com'è, come aveva fatto il giudice della sentenza Franchina, della sentenza Lombardi Stronati, della sentenza Bifulco, si riserva di valutarlo, lo può trovare convincente e pertanto revoca il sequestro, ma può anche non trovarlo convincente. E ricordiamoci allora a questo punto la pronuncia che ha trovato il professor Giovanardi di 4 giorni fa, perché effettivamente è sempre la terza sezione, perché sono tutte pronunce della terza sezione, e dice fondamentalmente la stessa cosa. Può essere che ci sia in corso un ripensamento in Cassazione e che si sia effettivamente aperta una breccia che magari consente di costruire il sistema in modo diverso. Perché vi ho fatto tutte quelle diapositive sul sequestro conservativo, che mi rendo conto erano anche pesanti, però è semplicemente per tentare di dare una logica al sistema. Perché noi questa logica della confisca diventa sempre più complicata. Noi siamo partiti dall'idea della confisca in generale come genus, che era una misura di sicurezza. Se adesso rileggiamo i libri su cui abbiamo studiato, pensiamo che erano dei sempliciotti a pensarla come misura di sicurezza, lasciandolo sul profilo dell'ordinamento interno, perché sappiamo che poi quando le nostre misure di sicurezza vanno alla Corte di Strasburgo, la Corte di Strasburgo dice che lei non capisce che significa misura di sicurezza. L'ho detto per dire palesemente nella Varvara, tu mi dici che una misura di sicurezza in realtà per me è una sanzione. Loro hanno un sistema più semplice e tutto sommato più accettabile. Ecco, noi siamo partiti dalla confisca in genere, che è una misura di sicurezza, siamo passati alla confisca per equivalente, che è una species poi alla fine di confisca, però una specie di confisca dovrebbe essere la stessa cosa, ma è una cosa completamente diversa in realtà, perché è una sanzione, l'hanno detto le sezioni unite esplicitamente, e in questa pronuncia che ho detto, ma è comunque un principio ormai chiaro che la confisca per equivalente sia una sanzione, e andiamo alla confisca per equivalente nei reati tributari, che è una specie della confisca per equivalente, quindi dovrebbe essere anch'essa una sanzione, che tutto sommato si è trasformata in un'azione cautelare civile in sede penale, sempre più complicato. Va bene, grazie per la pazienza. Bravo, di venire. Grazie. Mi rendo conto che è tardissimo, ma volevo chiedere una cosa al dottor Amato, se è possibile, ma rapidissimo. Torrusso. Allora, no, in realtà non è. Condivido l'impostazione della, ma mi chiedo. Allora, ci deve essere il credito, giusto? Ma il credito c'è a fronte di una sentenza di annullamento per motivi di merito, sentenza non definitiva? E questa è la prima domanda. La seconda osservazione è, nella sentenza di 4 giorni fa, mi pare si dica una cosa diversa, nel senso si dice, se tu hai pagato il tuo debito in conciliazione, cioè usufruendo di uno strumento deflattivo del contenzioso, ma il debito non c'è più e quindi non c'è più nessun credito da parte dell'amministrazione, e mi pare che nella sentenza si dica no, il giudice penale può ritenere che un credito permanga, perché anche se nulla gli può essere chiesto, può essere chiesto al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, invece io l'imposta la ridetermino come ritengo che debba essere rideterminata e quindi un credito rimane ancora. Ecco, io su questo intendevo che non sono assolutamente d'accordo. Terzo profilo, se è a favore, cioè se quando c'è il credito io posso
sequestrare con finalità di confisca, allora vorrà dire che se l'amministrazione annulla in autotutela, cioè io al caso ho quattro ipotetici fornitori in una frode IVA, l'amministrazione dice per me due c'è un problema di recupero dell'IVA, due no, e quindi nemmeno escono gli accertamenti, cioè il credito non parte nemmeno, non ho bisogno di un giudice che me lo annulli. In quel caso è possibile che si vada al sequestro? Quindi prima domanda, sentenza non definitiva, seconda domanda, autotutela, mi pare, terzo profilo, che in realtà si dica una cosa diversa, cioè il credito lì non c'è più, però l'hai pagato ridotto perché l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che tu lo possa pagare in misura ridotta a seguito di un procedimento che non è di tipo transattivo, e però io posso continuare a mantenere il sequestro. Guardi, il problema secondo me è proprio la diversità di modo di ragionare del giudice, del magistrato penale in genere, comunque del penalista, nel senso che il credito in realtà nel nostro giudizio non c'entra nulla, nel senso che c'entra così come è rivisitata, c'entra se slittiamo da una logica di sequestro preventivo più a una logica di sequestro conservativo, ma parliamo comunque di un istituto che se lo prendiamo in quanto tale, cioè se lo continuiamo a chiamare sequestro preventivo, non chiede per niente l'esistenza di un credito, chiede l'accertamento di un reato e chiede l'accertamento di conseguenze patrimoniali derivanti dal reato. Tutti i reati fiscali è come conseguenza obbligatoria, nel senso che nel momento in cui il giudice penale condanna, come conseguenza obbligatoria deve disporre la confisca di quelli che sono i proventi conseguenti al reato. Se noi ragioniamo sull'idea dell'autonomia dei due giudizi, il giudice penale rimane autonomo nell'idea di dire che il reato c'è stato anche nell'ipotesi di autotutela. L'ipotesi di autotutela è anche relativo, perché l'autotutela in quanto tale è una rinuncia da parte dell'amministrazione alla pretesa perché ritiene di aver sbagliato qualcosa. Però se il giudice penale ritiene comunque che il reato ci sia, da quel reato deriva inevitabilmente un profitto che è quello che ricostruirà il giudice penale, perché questi non sono reati non patrimoniali, non è un reato di maltrattamenti da cui non deriva un profitto. Nel momento in cui sosteniamo che c'è l'autonomia dei due giudizi, che quindi il giudice penale nel merito continua ad essere libero di sostenere che il reato c'è anche se l'amministrazione finanziaria ha rinunciato alla pretesa fiscale, o anche se la pretesa fiscale gli è stata annullata dal giudice tributario, o anche se le parti hanno conciliato e quindi sono arrivati a una pretesa fiscale di carattere differente, come conseguenza dovrebbe derivare comunque la confisca. Non deriva la confisca, ed è giusto tutto sommato che non derivi la confisca, perché altrimenti arriviamo veramente ad esiti che sul piano pratico per il contribuente e anche per voi che lo difendete diventano totalmente irrazionali, perché voi non potete proporre neanche una conciliazione al contribuente perché rimanete col vincolo che il giudice penale poi al limite vi dispone Possiamo sperare in una non autotutela? Dovreste sperare in una non autotutela, per dire, esatto, perché avreste un qualcosa in più da potervi spendere, esatto, sì, giusto. Non autotutela, perché se no l'autotutela non serve a nulla, perché mi arriva la confisca dall'altra parte. Sì. Però per capirci, il discorso è che la logica del diritto tributario è più una logica civile, alla fine è comunque una pretesa civile, anche se in forme diverse, tra l'amministrazione finanziaria e la parte, tant'è vero che è un giudizio strutturato per gran parte su quello civile. Il giudizio penale è completamente diverso, secondo me prescinde completamente dalla pretesa creditoria, che non fa parte del perimetro delle valutazioni del giudice penale. Per far entrare la pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria, l'attualità della pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria nel perimetro, la Cassazione ha riscritto il concetto di profitto e ha detto che il profitto è una garanzia, che non sarebbe del tutto corretto, ma serve per dare una sistematica. Ecco, insomma, alla fine è questo. Perché altrimenti, dottore, va a finire che l'imposta la create voi. Sì. Penale, giudice penale. Finire il giudizio penale, sì. Va bene. Allora, beh, interrompiamo, sospendiamo e si riprende alle ore, non mi ricordo. Sarebbe 13:30, ma. Vabbè, ma insomma, è chiaro, sì. Sarebbe alle, no, alle 14:30, 14:30, 14:30, sì, alle 14:30 ci si vede.